Vabbè, penso sia. Aspettate, ve lo apro subito un attimo. Ok. Io volevo chiedere una cosa a Simone prima di iniziare, visto quella problematica che ti avevo già esposto per quanto riguarda la paesaggistica da presentare in sovrintendenza, cioè alla commissione questa qui, paesaggistica, per quanto riguarda quelle pratiche che hanno fatto il condono e che non dovevano presentarlo a loro, ma ci doveva pensare il comune negli anni passati. A che punto è? E se avete fatto qualcosa nei confronti dell'ufficio paesaggistica, perché a me mi ha chiamato un geometra e mi ha detto che nulla sa la paesaggistica di questa iniziativa tua, Simone, per quanto riguarda la sistemazione di quelle pratiche lì. Ma allora, io ne ho parlato col segretario comunale perché lui è anche quello che sovrintende l'Unione dei Comuni, perché il primo passaggio che dovevo fare era quello. E diciamo che adesso ci sono le condizioni per, diciamo, organizzare anche una riunione con quei funzionari che se ne occupano dentro l'ufficio. E capire se c'è una condivisione. Quindi ne ho parlato col segretario comunale Riccardo, diciamo perché era il primo passaggio che andava compiuto. Ci siamo detti di fare una riunione appunto con la paesaggistica perché riguarda in particolare loro e la faremo. Tieni conto che è l'Unione dei Comuni che gestisce l'ufficio paesaggistica, no? Non è il Comune di Camaiore. Quindi è chiaro che, diciamo, io mi dovevo intanto approcciare con chi ha la responsabilità diretta sull'Unione dei Comuni, ok? Perché non è un ufficio del Comune, ricordiamocelo. È come se fosse un ente terzo l'Unione dei Comuni. Poi noi ne facciamo parte, per amor di Dio. Alcuni funzionari sono di provenienza del Comune di Camaiore, però non è il Comune di Camaiore. Quindi, fatto questo passaggio, ci siamo detti appunto che ora, nel mese di settembre, avremmo organizzato un incontro, diciamo, con i funzionari dell'Unione dei Comuni. Quindi io, insomma, conto di farlo, insomma, a breve e spero che il problema si possa risolvere. Non è un tema facile, ecco. Quindi io mi sono preso un'obbligazione di mezzo, si dice, no? Cioè, siccome penso anch'io che sia risolvibile, di sollecitare, insomma, l'Unione dei Comuni a intraprendere una certa strada. Quindi ho parlato col dirigente, ora va organizzata una riunione con l'Unione dei Comuni, insomma. Allora, ci siamo, si può cominciare. Dunque, nella convocazione della commissione del 23 di agosto, che è l'ultima, avevamo esaurito la discussione sull'osservazione 111. Si riprende dall'osservazione 112. Simone, riesce a vederla, la condivisione? Sì, ma io non ho, Jacopo, il mio problema che risolvo, penso di risolvere velocemente, è che in questo momento diciamo, non ho davanti il registro delle osservazioni. Quello che ci sta facendo vedere l'Antonella non è il registro delle osservazioni, ok? Quindi ci vuole che qualcuno momentaneamente, io poi 5 minuti risolvo il problema, legga il registro delle osservazioni col parere istruttorio. E poi dopo si guardano le osservazioni. L'altra volta lo fece la Manola per un lasso di Leggere tempo. il parere istruttorio, certo, posso farlo tranquillamente, ce l'ho il Oh, registro. benissimo, benissimo, perfetto. Questo Manola devi fare. Poi dopo sono in grado di farlo anch'io appena ho risolto questo problema, ok? Più che altro, secondo me, bisognerebbe andare alla scheda. Ecco, perfetto, Antonella. No, questo è l'osservazione. Ecco, perfetto. Allora, l'osservazione 112 in pratica chiedono, non essendo stata accolta una manifestazione di interesse presentata,
ripropongono il contributo con due soluzioni alternative, e chiedendo di poter realizzare una villetta con superficie di 120 metri quadri, altezza massima 3,50, e come perequazione propongono la realizzazione del parcheggio con aumento di superficie dello stesso su indicazione dell'amministrazione o la realizzazione di un'opera pubblica scelta dall'amministrazione comunale dall'elenco allegato all'avvio. Allora, l'osservazione sarebbe stata parzialmente accolta e abbiamo introdotto una nuova scheda norma che dovrebbe essere, se non sbaglio, la TU 1.14. Ah, ecco lì, sì. Se la vogliamo... Ecco, vedete la perimetrazione della scheda norma, la parte in grigio sarebbe la parte riservata all'intervento e la parte gialla la parte di opera pubblica da realizzare, che mi sembra che sia un parcheggio. Andiamo un pochino avanti, Antonella. Ecco, fermati qui, ci sono i parametri urbanistici. Si tratta di un permesso di costruire convenzionato, nuova edificazione, superficie dell'area 900, da cedere 300 a parcheggio e una superficie dell'abitazione di 90 metri quadri. Un parcheggio quanti metri prende? Il parcheggio 300, Riccardo. Ma un parcheggio quanti metri sono? No, è un parcheggio pubblico, cioè come quanti metri? Un parcheggio per una macchina? Scusa, ho sbagliato il tempo. Un posto di parcheggio. Sono circa 12 posti auto, 10-12 posti auto, a seconda di come lo fai, capito Riccardo? Sì. L'ha visto poi in fase tra di l'altro più. Lì si fa bene perché potrebbe essere a pettine, no? Come l'abbiamo messo, quindi sarebbe anche molto funzionale e con diversi posti auto. Ma la zona serve il parcheggio per altre abitazioni in quell'area? Cioè, Vedi, la zona c'è un tessuto edificato, parcheggi pubblici. Ora non so se si può vedere la cartografia, ma nella zona lì parcheggi ce n'è solo uno piccolino più avanti. Sì, c'è solo uno fatto con un vecchio compatto lì più avanti, un pochino più indietro. È utile per quella zona lì il parcheggio, mi dite? Cioè, ora, siccome non si vede, quindi vorrei magari fosse in una zona isolata, magari non serve una nulla. No, non è isolato. Magari voglio destinare, ho visto l'importo di questi 50.000 euro, magari a fare un'altra opera pubblica. Volevo capire questo. Secondo me lì, Riccardo, è che è utile. È utile. Si sa mica se ci sono anche attività commerciali lì, in questa via della Gronda, non lo presento. Vedi che lì dietro poi c'è tutto il centro commerciale dove c'è Cisalfa, quindi lì c'è anche proprio un problema che spesso c'è un po' un'aggressione dovuta alle attività commerciali, anche quelle grandi che sono lì vicino, capito? Tant'è allora magari un parcheggio potrebbe anche far comodo. Ma io non ho capito bene dov'è, devo essere sincero, riesco a capire. Questo è il centro commerciale. E la scheda norma dov'è? 1.14? No, questo è come è ora e poi nella scheda norma vedi com'è dopo. Vedi? Ah, però vedi, è tutto da un'altra parte il parcheggio, quello che dico io. Non lo so, però domani io chiedo, cioè per rendermi conto. Ci sono anche le scuole elementari in via della Gronda? Nel tronco anche le scuole elementari. Sì, un po' più distanti rispetto alla parte commerciale. No, ma sono molto più lontane le scuole. Sono molto più lontane. Oltre la via del secco, sì. Scusate, volevo chiedere una cosa, ma siamo in collegamento con i cittadini? Perché non ho sentito... Sì. Okay. Sì, Manola. Scusa Antonella, ci puoi andare con Google, mi fai una cortesia?
Hai visto? Dove muovo il mouse io, lo vedi? Lo vedo, lo vedo. Ok, no, volevo sapere se avevi capito. Sì, appunto, lo vedo bene. Non so se lì c'è proprio la necessità di un parcheggio, ecco. Così come ha colto l'osservazione, gli si predispone il parcheggio o in alternativa si può accogliere la sua proposizione di realizzare un'altra opera dell'elenco comunale per Bisogna 50.000 euro? andare avanti e guardare la perequazione. Puoi scorrere, Antonella. Fermati un attimo. Vedete lo vedete direttamente da voi. Sì, qui. Realizzazione di cessione di parcheggio all'aristotelo prospiciente via del Seco, come del suo adeguamento alla verità di intenzione del servizio, o in alternativa a discrezione del comune, una opera. Possiamo metterci questo in accoglimento di quello che diceva Riccardo, o in alternativa a discrezione dell'amministrazione comunale, individuare un'altra opera di pari valore o di Era già 50.000. sull'osservazione, quindi va bene, secondo me, aggiunge anche quella parte lì. Appunto, perché io ho visto che non c'era aggiunta e l'ho chiesto per quello. Però chiedo scusa, ora poi qui abbiamo Fabrizio. Cioè, si può fare, ma va individuata, credo. Cioè, non è che credo si possa metterci una formula generica, ecco. Nel senso che tutte le schede norma individuano puntualmente l'opera da farsi, quindi lo possiamo fare, ma dobbiamo deciderlo. Ecco, questa è la mia impressione. Ora poi sentiamo anche quel che dice Fabrizio. Ma Simone, c'era già un'osservazione che mi ricordo si è lasciata in sospeso e che aveva come proposta quella di un intervento compensativo, un intervento in perequazione e individuava una cifra, aveva un parametro di costo che era alternativo a una localizzazione di intervento perequativo nell'area in cui si veniva chiesta la trasformazione. Quindi, estendo la domanda anche a questo, nel senso che se dobbiamo avere le idee chiare, le dobbiamo avere in ragione di quell'elenco che abbiamo prodotto, individuandole all'interno di quello, oppure se ca non capiamo bene l'entità della perequazione, si può insomma ricorrere anche a un parametro che sia quello appunto del valore. no, però non mi sembra, non credo che ci sia una scheda che ha un'indicazione di questo tipo. Non una scheda, un'osservazione. Ah, ecco, no, se tutte le richieste, diciamo, valutate in termini economici sono tipicamente rigettate dal TAR perché non illegittime. Noi dobbiamo in alternativa già dire qual è l'alternativa. Cioè, vogliamo che tu ci. Tra l'altro, penso ci sia proprio. C'è un caso al Lido in cui si chiede di restaurare il lavatoio, per esempio, di Monteggio, per esempio, no? Quindi, però dobbiamo dirgli dove, come e quando, perché Restauriamo il lavatoio di Vado di Camaiore. Ma scusate, ma quella che dite voi è quella sospesa l'altra volta. Quindi bisogna usare lo stesso sistema. Allora sospendiamolo un attimo, si guarda insieme all'altro, no? Sì. Questa Così. che TU è, scusa, Io Antonella. sono d'accordo, Proprio dicevo, quella di sono questa, d'accordo. 14, TU 1 14. Sono d'accordo con Roberto, nel senso che se la Commissione ha incertezze sull'utilità dell'opera proposta a livello perequativo, la miglior cosa è metterla in questo limbo, in cui ci abbiamo messo anche altre osservazioni, per poi rivalutarle in fondo, no? E stabilire meglio qual è diciamo, l'aspetto perequativo che sembra più utile. È chiaro che comunque la perequazione deve essere individuata nell'ambito di quell'elenco che diceva Jacopo, che comunque è molto ampio, quindi c'è veramente dentro tantissime cose, e sulla base anche della fattibilità, della perequazione, cioè, nel senso che non è che noi possiamo
in questa fase, che ne so, andare a coinvolgere il terreno di un altro soggetto piuttosto che no, quindi diciamo sì, deve essere un'opera pubblica, Simone, deve essere un'opera, deve essere un'opera pubblica nel patrimonio pubblico, Fabrizio, nel patrimonio pubblico, sì, infatti ho fatto l'esempio del lavatoio perché è molto chiaro, diciamo, eh. E che eviterei anche proprio quello del lavatoio, Fabrizio, perché ce ne sono, no, infatti Riccardo, non è che come dire confutavo che sia utile o non utile. Io dicevo va specificato, però, cioè va detto quale, dove, come e quando, ecco, diciamo, no? No, era proprio la 111 che avevamo messo da parte, era proprio la precedente, mi sa, che avevamo messo da parte e da rivedere per questo discorso qui, che era analoga a questa, giusto, Antonella? Sì, è la stessa. Sì, era la TU 112. Va bene, riflettiamo sulla parte perequativa, su questa osservazione. Io sono in grado, Jacopo, di riprendere lo scorrimento. A che osservazione siamo? 113. Allora, siamo all'interno dell'area artigianale delle Bocchette e chiedono che il terreno venga reso edificabile per attività artigianali o commerciali all'ingrosso attraverso un'apposita scheda norma, e indicano una perequazione in termini economici. E l'osservazione è accolta e quindi ovviamente la parte economica è stata trasformata, come diceva Fabrizio, in un'indicazione puntuale, quindi andiamola a vedere. Allora, vedete, siamo dentro proprio l'area artigianale delle Bocchette. La previsione prevede una superficie fondiaria, come vedete, di 1100 metri quadrati, una superficie minima di spazi pubblici di 300 metri quadrati da adibire a parcheggi o aree di servizio per la mobilità. La destinazione, vedete, è per 350 metri quadrati artigianale industriale. C'è un'altezza massima indicata in 12 metri, poi andiamo avanti. Vabbè, c'è ovviamente una valutazione di coerenza rispetto agli obiettivi del piano. E si prevede la realizzazione e il convenzionamento all'uso pubblico dello spazio pubblico, dell'area di parcheggio che abbiamo visto prima. Avanti. Non ci sono, vedete, vincoli paesaggistici particolari. Niente, questa è la scheda. Quindi è una proposta che va nella direzione, no, dell'implementazione, diciamo così, delle attività industriali artigianali dentro l'area delle Bocchette, con una perequazione utile a aumentare gli standard pubblici. Insomma, la valutazione che è stata fatta è positiva perché va nella direzione dell'investimento economico produttivo. Scusa, posso? Sì? No, io ho rilevato una cosa prima di iniziare la discussione con la Commissione, ne volevo parlare con Fabrizio, perché l'osservazione risulta accolta, però, scusate un attimo. E ho notato che l'osservazione chiedevano anche commerciale all'ingrosso, oltre l'attività artigianale. Chiedeva attività artigianale o commerciale all'ingrosso. Noi mi sembra che nella scheda, Fabrizio, abbiamo messo solo artigianale e industriale. Il commerciale all'ingrosso non l'abbiamo inserito. Sarebbe casomai invece che accolta, parzialmente accolta, oppure inseriamo il commerciale? Secondo me è parzialmente accolta,
perché il discorso del commerciale è stato fatto da un'altra parte per le bocchette, se no quella lì sarebbe l'unica area che c'ha il commerciale sì. all'ingrosso. Quello no, è... ma è il commerciale all'ingrosso, non il commerciale. Appunto, ma se metti sì, passaggio però... in raccolta, poi fai come tutti gli altri capannoni delle bocchette, no? Sì, io facevo perché, Roberto. Capito, loro chiedono artigianale o commerciale, noi nella scheda abbiamo messo solo artigianale. È vero che poi lo possono fare perché c'è la norma generica che e poi... parzialmente accolta. Non lo so, è un problema, me ne sono accorta adesso, lo ponevo... Secondo me è accolta perché la norma prevede già di per sé, in seno suo, la possibilità di... è implicito che... possa fare commerciale all'ingrosso, prevede la norma una volta approvato il PO. Ok, allora però lasciamo posso dire una cosa, però posso dire una cosa, siccome questa è una scheda specifica, io ce lo preciserei che è possibile anche il commerciale all'ingrosso, perché chiaro. Ci potrebbe essere anche un'interpretazione un po', diciamo così, capziosa, per il quale questa è norma speciale e siccome nella destinazione d'uso c'è scritto solo industriale artigianale, commerciale all'ingrosso lo puoi fare, il che appunto sarebbe un po' in contraddizione con la regola generale che abbiamo messo, cioè io non vedrei ostacoli a metterci anche il commerciale all'ingrosso, ora, a meno che non ci siano degli aspetti tecnici che mi sfuggono. Io volevo dire un'altra cosa, l'altezza che abbiamo previsto, no? 12 metri e mezzo, è sufficiente, 12 metri è sufficiente per svolgere certe attività o no? È giusta questa altezza qui, magari era da prevedere anche qualcosa in più come abbiamo fatto per altre osservazioni in precedenza in quella, nell'area delle bocchette. No, avrebbe senso, mi viene in mente, però non ricordo qual è la misura esatta, metterci la previsione che abbiamo messo alle bocchette, cioè nella norma di carattere generale noi si è messo una previsione, no, di altezza. Quindi avrebbe senso nella scheda norma riproporre la stessa altezza. Io mi ricordo se è 12, 15, onestamente non me lo ricordo. Però Alberto, se... Chiedevo Alberto se se lo ricordava, perché mi sembra un'osservazione che fece anche lui. Mi sembrerebbe ragionevole che l'altezza fosse uguale a quella prevista nella regola generale, ecco. No? Vi torna? Sì, no, fuori discussione, non mi ricordo quella che era stata poi ponderata. Sta controllando, eh? Sta controllando. No, sarà di 10,50. Ma sei sicuro, Fabrizio, per le attività produttive? No, ma io... Scusate, sto leggendo la norma sbagliata. Infatti. Ah, ecco. Dovrebbe essere 12, come là. È 12. E poi c'è la famosa deroga, vi ricordate, che di Consiglio Comunale. Però è 12. E ah, poi ecco, c'è la deroga che poteva essere. Ecco, sì. Mi ricordavo. Quindi è 12. Vabbè, allora va bene che ci si metta a 12, insomma. Vabbè, qui mettergli la... 12, però dopo, se fai il ragionamento di prima sulla destinazione, se ha bisogno della deroga, una piglia più, perché la scheda norma gli dice 12. E allora mettiamoci un richiamo alla possibilità della deroga, se è possibile. Ma scusate, però, ora io... Un conto è la TU21, che è molto grande, no? Ma questo è veramente un incidente molto piccolo, no? È un intervento molto minimale, che qui abbia bisogno della deroga perché fa un insediamento complesso, eccetera, la vedo un po' difficile perché il lotto è oggettivamente molto piccolo. Quindi sì. Io se c'è da deroga, semmai la darei al 2-1. Ci sono due le aree edificabili nelle bocchette, no? Se si deve dare una deroga, la darei a quella. Questo la deroga... Mi sembra un po' inutile, non credo che, cioè, talmente piccolo, è un lotto di che è largo 20 metri, proprio minimale. Qui ci viene proprio un piccolo insediamento artigianale commerciale. Ma si può vedere sulla foto, per favore? Forse tu abbia ragione, sì. Si può vedere. No, ma allora se si valuta che per le caratteristiche del lotto non abbia senso, va bene, cioè non è che... C'è la foto aerea, l'estratto di foto aerea sopra. Tantonella, glielo fai vedere a Riccardo?
Google, siamo su Google, lo vedono lì. È questa striscia qui, no? Che si vede. Sì, quella striscia con tutti i depositi. È già un deposito, già utilizzato, vedi, ci sono baracche, è già utilizzata come deposito di materiali, vedi. Peraltro c'è il problema di distanza. L'altezza dei capannoni accanto quant'è? Ve lo ricordate voi? Ma Simone, se hanno applicato correttamente le norme della variante... Non più di 11, perché attualmente l'altezza è 11 metri, non so se prima era inferiore, ma alle bocchette la nuova edificazione ho sempre visto è 11. Vabbè, quindi 12 va bene, dai. Va bene. L'unica questione è se gli vogliamo dare l'alternativa del commerciale all'ingrosso, posto che ci sia disponibilità nel dimensionamento. Noi dobbiamo sempre tenere conto, però in linea credo di sì, se gli vogliamo dare questa alternativa, questa direi di sì, nel senso che noi credo dobbiamo favorire gli investimenti, no? Su quell'area con funzioni che riteniamo compatibili, cioè io non ci vedo nessun disvalore nel consentire il commerciale all'ingrosso, no? Anche perché è con termine all'area, no? Cioè la norma sulle destinazioni è con termine in quel caso. Esatto. Vabbè, allora Antonella segna, perché qui facciamo come si è fatto per le altre, poi ne parliamo col segretario e eventualmente poi le come avete deciso di procedere in questo caso, quando ci sono delle integrazioni da fare. Fabrizio, quando non ci sono, cioè col segretario si approfondiscono gli aspetti tecnici, no? I dubbi tecnici, diciamo così, ma quando non ci sono si va lisci, insomma, tanto questa è proprio, come dire, politica pura, no? Nei limiti in cui il dimensionamento lo consenta, spetta alla parte politica stabilire le destinazioni, no? Quindi non... Cioè, diciamo, abbiamo accantonato con il segretario tutte quelle cose che invece richiedono un approfondimento di tipo giuridico. Qui il segretario che contributo ci può dare. Sì. Vabbè, ecco. Quindi già la modifico, quindi. Sì, sì, salvo verificare, come dici te, il dimensionamento. Ora, le altre volte che te non c'eri, Manola si è fatta degli appunti, ma insomma. Sì, ma io sto appuntando. Io appunto. Va bene. Allora io procedo col registro. Allora, osservazione 114. Allora, dice che era stata presentata una manifestazione di interesse su quest'area, siamo a Capezzano, per la realizzazione di 12 alloggi di edilizia convenzionata, con la proposta di cedere al comune un alloggio e una porzione di area per strada a parcheggio. In sede di adozione tale proposta è stata accolta solo in relazione alla parte pubblica, dice il cittadino. E quindi ripropone la manifestazione di interesse con, diciamo, un'eventuale diminuzione di alloggi o maggiorazione di superficie per strada a parcheggio. Sarebbe stata parzialmente accolta con l'introduzione di una scheda norma, che quindi va vista. È la 3.7, siamo in via del paesetto. Andiamo avanti. Questo è lo schema di riferimento. Andiamo a vedere la parte, diciamo. Allora, la superficie totale è 2.400 metri quadrati, la superficie fondiaria è 1.600. Gli spazi da cedere gratuitamente al comune a parcheggi sono 800 metri quadrati. Vedete che nell'ambito della superficie fondiaria la superficie edificabile è 320 metri quadrati.
con la precisazione che non si tratta di residenziale pure e semplice, ma residenziale convenzionato con il comune, canoni di affitto, prezzo di vendita concordato nel rispetto del piano strutturale. Il numero delle unità massime con dimensionamento non inferiore a 40 metri quadrati è 6, quindi diciamo è un piccolo, è una piccola previsione che implementa, diciamo, l'edilizia residenziale destinata alle fasce, diciamo, che non ricadono, no, nelle politiche della casa legate al patrimonio edilizio ERP, ma che comunque non hanno disponibilità di risorse per affrontare i prezzi di mercato che ci sono, insomma, nel settore immobiliare, e quindi è un'edilizia residenziale convenzionata, diciamo, a favore di alcune fasce, appunto, per favorire affitti o prezzi di vendita concordati. 6 unità immobiliari e 800 metri quadrati di parcheggio. Andiamo avanti con la scheda. Vabbè, qui c'è la descrizione dell'intervento, andiamo avanti. Vediamo bene la parte perequativa, eccola lì. Vedete, realizzazione e cessione del prolungamento di via del paesetto, eccoci anche questo aspetto, corredata di parcheggi e aree di sosta a pettine opportunamente raccordate ed integrata con la viabilità esistente, e realizzazione di una fascia verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico lungo il margine esterno al nuovo insediamento, corredata di filari di alberature di alto fusto e vegetazione autoctona in modo da formare una quinta di filtro con il contorno del territorio rurale. Se torniamo un attimo magari sullo schema, intendo dire sul disegno planimetrico, Simo, ti posso chiedere? Io non la capisco questa osservazione, questa qui. Cioè, anche la sintesi, no? Ma scusa, non gli erano già stati dati 12 alloggi di edilizia convenzionata? No, lui aveva fatto una manifestazione, vado a memoria e sto a quello che dice l'osservante, poi l'ufficio mi corregge di sbaglio. Lui aveva fatto una manifestazione di interesse per 12 alloggi di edilizia convenzionata. In sede di adozione questa manifestazione di interesse non è stata accolta. Non mi ricordo se è quell'area dove ci fu una discussione sul carico urbanistico, forse è quella. Me la ricordo, sì, ma sì, il piano operativo tale proposta è stata accolta solo per la cessione di area per stare al parcheggio. Esatto, esatto. Cioè, se mi ricordo bene, Riccardo, ci fu una discussione in commissione, vado a memoria, correggetemi se sbaglio, dove, diciamo, l'accento fu posto sul carico urbanistico, cioè che 12 alloggi in quella zona erano troppi. Alla fine ne venne fuori una previsione che prevedeva sostanzialmente che lì ci venisse soltanto uno spazio pubblico, diciamo, nell'area di proprietà di questo cittadino. E lui quindi dice, vabbè, prendo atto, no, delle perplessità della insomma, evidentemente, no, del consiglio comunale che ha adottato il piano in un certo modo, mi sento di riproporre la manifestazione di interesse con la disponibilità, no, a un equilibrio diverso. E quindi noi ci sembrava, anche perché le politiche per la casa, insomma, vanno fatte, che un 350 metri quadrati per 6 unità abitative al massimo, con questo sistema di opere pubbliche che implementa un po' i parcheggi e prolunga, no, la via del paesetto, insomma, da una sistemazione della viabilità, potesse essere una soluzione ragionevole. Ecco, questo è. Però, ecco, si parte da una previsione, ripeto, l'ufficio mi corregga se sbaglio, dove noi avevamo tagliato tutti e 12 gli alloggi e avevamo messo semplicemente una previsione di esproprio, da quel che capisco leggendo la sintesi. È così, Manola? Volevo chiedere, sì, mi sembra anche a me, però per essere sicuro volevo chiedere a Antonella
ci dovrebbe essere sulla scheda norma l'area com'era in adozione, se la puoi scorrere e far vedere. Sì, la vediamo meglio, la capiamo meglio. Sì, la commissione la vede. No, non c'è la planimetria. Ci siamo scordati, aspettate, controllo anche sull'originale. Sì, qui no. Ah no, ma perché questa, scusa, non c'era la scheda prima. Ho capito, ma la carta c'era prima, non è mica che non c'era. Non la vedi nelle schede, la vedi la carta. Va bene, allora andiamo a vedere la carta, Antonella, scusa. Che altro, Simone, avevo qualche domanda da farti. Sì, sì, ci mancherebbe, ora io l'ho illustrato. Così vediamo com'era l'adottato, Tanto nel frattempo che si guarda la cartografia, Simone, mi sai dire quant'è il prezzo concordato con il comune di un'eventuale cessione? E lì ci siamo. Se optasse invece l'osservante un domani per fare il canone concordato, no? Ok, quindi la locazione. Per quanti anni è obbligato a locarlo in quella maniera là, o a un certo punto scade l'opzione del concordato? Secondo me però non è mia possibile, Iacomini. Cioè l'edilizia, dopo vengono vendute questi qui, cioè lui una può realizzare e poi affittare. A me non mi è mai capitato. Se affitta a canone, la proprietà è sua e ha delle agevolazioni, ma qui è proprio l'edilizia che è l'edilizia residenziale, perché è stata pianificata in quel modo lì, cioè lì la devono comprare acquirenti a prezzi concordati, come ce l'abbiamo già per esempio a Lido di Camaiore, a Capezzano lì vicino. Però non è che è l'affitto, cioè lui, la cooperativa che costruirà questi alloggi qui, poi le rivende a prezzi concordati con l'amministrazione, c'è tutta una procedura. Insomma, quanto è l'importo di questi? Questo posso dire a quanto viene. Varia tutti gli anni, perché ci sono dei parametri regionali che vengono attualizzati anno per anno, c'è tutto un calcolo. Comunque quando si parlava di quelle del Lido erano il 40% in meno rispetto al libero mercato. Però ti parlo di tanti anni fa, ora ultimamente non sono più ricostruiti. Non ce ne costruisci neanche al 40% o meno. Volevo dire questa cosa. Allora, qui noi, poi Fabrizio, Manola, correggetemi se sbaglio, noi qui prevediamo un'edilizia residenziale convenzionata e non diciamo altro. Secondo me prevedere questo significa due cose. Una è quella che diceva ora Roberto, cioè c'è una legge speciale che regola, no, questo meccanismo che raccontava Roberto ora. Quindi uno applica quella legge e tutto viene di conseguenza. E la legge prevede un convenzionamento col comune sui prezzi di compravendita. E poi noi ci abbiamo anche scritto canone, no, concordato. Perché? Perché in realtà, correggetemi se sbaglio, ma prevedendo noi semplicemente che è un'edilizia residenziale convenzionata, cioè nulla vieta al comune, d'accordo col privato, di sottoscrivere anche, perché no, un uso legato a canoni concordati. Tra l'altro anche qui vi ricordo che una legge esiste, che è quella del 3 più 2, no? Perché se per uno fa... Per quanto tempo? Per sempre? Quanto tempo? Dipende Alberto, per esempio se applichi la norma sul 3 più 2, no? Che prevede i prezzi del canone sono concordati tra le associazioni, diciamo, sindacali e rappresentative dei proprietari immobiliari, e poi c'è la legge che prevede che la durata è 3 anni più 2, te dici per quanti anni vale questo meccanismo? E dipende da quello che verrà scritto nella convenzione, nei limiti che la legge consente. Nel caso dei prezzi concordati di compravendita non c'è il problema, no? Nel senso che lì c'è un meccanismo che la legge prevede attraverso il quale te stabilisci il prezzo di compravendita. Poi una volta che l'hai venduto, anche lì a certi soggetti che fanno parte della cooperativa, insomma c'è tutta una serie di regole. Su invece il canone penso che ci sia più libertà, perché credo che non esista una norma, cioè esiste quella del 3 più 2, ma quella riguarda la durata delle locazioni. Per quanto il cittadino debba, no, sottostare magari a certe regole che gli limitano la proprietà privata, quello credo vada
definito nella convenzione nel momento in cui uno la fa. Correggetemi se sbaglio, però è così. Noi qui abbiamo previsto semplicemente una forma di convenzionamento. Poi è chiaro che i termini del convenzionamento dipendono dalla legge e dalle scelte che dovrà fare il Consiglio, perché questa pratica, se un domani, no, dovesse essere prima approvata dal Consiglio come previsione e poi sottoposta appunto all'attenzione del Comune, passa dal Consiglio Comunale. Correggetemi se sbaglio, Fabrizio, Manola. Io ammetto che l'argomento è piuttosto complesso sull'edilizia convenzionata, non ho neanche esperienza, ecco, quindi non lo so. Sulla parte della vendita e del canone, diciamo, il valore è stabilito sulla base di una legge regionale e di un meccanismo che è sul canone, quello che ha ricordato Simone. Cioè un preziario che viene fatto a livello comunale, concordato con l'associazione di categoria, l'associazione inquilini, eccetera, e viene utilizzato quello. Poi viene, peraltro, anche tutta una serie di agevolazioni poi fiscali in termini di sia, diciamo, di pagamento della tassa di come si chiama, cosiddetta di registrazione del contratto, e se poi anche altre agevolazioni, tipicamente i comuni fanno anche altre agevolazioni. Stessa cosa vale per la vendita. In questo caso c'è invece un regolamento regionale che viene attualizzato in base all'indice dei prezzi, perché poi c'è sempre l'attualizzazione all'indice Istat di variazione dei prezzi annuali, che viene adeguato semestralmente, quindi c'è un meccanismo di calcolo. Nel caso della vendita non occorre il tempo, perché appunto una volta che la vendita è effettuata lì finisce. Semmai uno dovrebbe decidere se una volta venduta a prezzo concordato chi l'acquista può rivenderla al libero mercato oppure no, ma credo che ci sia sempre nella stessa legge regionale l'obbligo, diciamo, a non alienazione per un determinato periodo di tempo, eccetera eccetera. Sul tempo invece dell'affitto concordato è chiaro che il minimo è il 3+2, dopodiché possiamo anche, come dire, stabilire che ci sia un tempo superiore, diciamo, all'affitto al 3+2 previsto dalla legge. Teniamo conto che in questo momento è 3+2, arriva una legge finanziaria nuova e lo cambia, questo è 3+2 da pochi anni, che è 3+2, prima mi sembrava era 6+6 o 4+4, quindi cambiano un po' a seconda di come cambia la legge di finanza nazionale. Queste norme sono destinate a mutare nel tempo. Resta il fatto che se sulla parte del canone si vuole mettere come dire un periodo minimo, possiamo anche metterlo, ecco, questo non credo che sia un grosso problema. Simone, scusami, ma queste qui sono abitazioni che poi una volta che vengono costruite quindi vanno in proprietà, quindi vengono acquistate o date in affitto a residenti del comune di Camaiore, e quindi se tipo un'abitazione, che ne so, di 100 metri, ora dico una cavolata, che costerebbe tipo 100.000 euro, io me la ritrovo a pagare 70.000 euro, per dire, questo è il quantum, nel senso... vengono date politiche per la prima casa, questo è fuori discussione. Ecco, appunto, a minor prezzo, ma ai residenti, sì, comunque sia. Essendo politiche per la prima casa, per forza ai residenti, no? Se no non è prima casa. Però deve essere chiaro che ai residenti, a chi vi prende residenza. Sì, certamente. Ah, cioè, ecco, chi prende... Non già ai residenti del comune, a chi poi prenderà residenza nel comune. Non devi avere altre abitazioni da qualche altra parte, hai bisogno di abitazione, sei disposto a venire a comprarti la casa a Camaiore e prendere residenza. Quando l'abbiamo costruita anni indietro, lì hanno fatto una cooperativa. La cooperativa ha presentato il permesso in comune, quindi ha risparmiato sugli oneri, ha risparmiato sull'utile dell'impresa. Perché un costruttore su un intervento del genere è minimo, ci vuole guadagnare almeno il 20%. La cooperativa, che erano tutti quei signori che si impegnavano a essere residenti e tutto quanto, risparmiano tutto questo pezzo, diciamo, di quota che loro non hanno, perché una cooperativa se la costruiscono per sé.
è il valore che si ritrova un po' le persone, nel senso che una casa magari la paghi 60 e poi nel tempo ti ritrovi un valore maggiore, no? Quello no, è il dubbio. Lo ritrovi maggiore dopo un periodo lungo di tempo, perché quando l'hai comprata con quel contratto. Quando stabilisci la convenzione, ci viene scritto per quanto tempo non la puoi vendere. O se la vendi, la devi rivendere a un soggetto che ha gli stessi requisiti che avevi te, con un prezzo concordato col comune. Non è che dici ora lo vendo al mercato libero, lo vendi e col prezzo... Allora, al Lido c'erano 10 anni, eh? Io c'avevo 10 anni su contratto. Allora, è un meccanismo, parte di uno di questi interventi che abbiamo fatto al Lido di Camaiore. È un meccanismo intelligente perché, diciamo, cerca di coprire, no, una fascia che è quella delle persone che magari non possono permettersi i prezzi del libero mercato, però non rientrano nemmeno nelle politiche dell'ERP, per essere chiari, no? Quindi il meccanismo è intelligente. Dopodiché va controllato, perché per ragioni di lavoro, fuori da alcuni Camaiore, a me è capitato anche di vedere le furbate, cioè gente che mette i prezzi convenzionati nel contratto di compravendita e poi considera tutta una serie di opere extra, che extra non sono, per riallineare i prezzi a quelli di mercato. Quelle robe lì sono nulle per violazione di legge, no? Ora, questo lo dico da avvocato. Quindi sono degli strumenti che vanno presidiati, perché ci sono anche i furbi in questo paese, quindi qualche volta... Però, se adeguatamente presidiato, è uno strumento utile, perché, come dici te, Michela, consente a una fascia di popolazione di accedere più facilmente al diritto alla casa. Questa è la sostanza. Quindi ci sembrava, per chiudere, diciamo, il ragionamento, che nella proporzione in cui lo stiamo facendo ora fosse una cosa utile, ecco, perché alla fine 350 metri quadrati è una dimensione ridotta, le opere pubbliche sono utili, quindi insomma... Ma io non ho capito, aggiungo che l'affitto concordato chiunque lo può fare, eh? Cioè, vorrei chiarire questa cosa. Io per esempio ho un appartamento che ho dato in affitto concordato, cioè, utilizzando la legge parametri che diceva Simone, capito? Quindi l'agevolazione all'affitto concordato vale sempre, e quindi vale anche quando realizzi un edificio nuovo. Io non ho capito le opere pubbliche che verranno fatte, non ho visto nella scheda, forse pensavo Antonella, bisogna saltare di là. Viene fatta la strada del parcheggio, che prima era un esproprio, vengono fatti contestualmente, no? Cioè prima, come ricordavo... Le fanno loro o cedono l'area e si fanno noi? No, le fanno loro. C'è scritto qui? Sì. Vedi Riccardo, realizzazione e cessione. Onestamente non so se l'area è un'area adatta, però va bene. Ora voglio sentire anche quello che diceva Alberto, perché magari... Ma vi ricordate che su questo Riccardo si fece già una discussione molto accesa in fase di reazione? Forse io ne sono stato fuori, non me la ricordo questa discussione. Fu levato, perché noi gli si proponeva un intervento molto più grande di 12 alloggi. E fu proprio, mi sembra proprio Alberto, che disse: ma fossero due bifamiliari sarebbe diverso, no? Ma 12 alloggi è un sovraccarico eccessivo. E però ne si disse: ora non si può, come dire, dividere l'area, no? Perché ci possono essere proprietà, la leviamo, lasciamo solo le opere pubbliche, poi se faranno osservazione le valuteremo. È arrivata questa osservazione che occupa metà dell'area che avevamo messo, ha un dimensionamento che è significativamente più ridotto. Ci sembrava percorribile, ecco, tutto qui. Antonella, ci puoi andare sulla zona a vedere la foto della zona anche? Albè, ma te che dici? Non dici nulla? Rimango sempre dell'avviso che Via del Paesetto è piccola. Sicuramente sei alloggi... Se alloggi sono meno che 12, no? Come era previsto prima.
Non so dove sia l'utilità, dov'è il guadagno, dov'è il guadagno del promotore iniziativa, mi riservo di capirlo, perché prezzi concordati, la vendita, la realizzazione e più la realizzazione delle opere pubbliche intese come viabilità e parcheggio, non so se verrà mai attivato e attuato questo, però questa è una riflessione mia personale. È sicuramente migliore di quello che era stato proposto la prima volta, Riccardo. Sicuramente Se migliore. posso. Alberto, faccio una precisazione che forse può sembrare banale, ma non lo è. È probabile, no, che noi non le azzecchiamo tutte le schede, no? Che ci sia qualche scheda che non sia fattibile. Anzi, se guardate tutti i piani vecchi, non tutte le schede dei vecchi comparsi sono state fatte. Alcune sì, altre no, perché alcune evidentemente non sono state, non erano fattibili o per motivi economici o per altri motivi. Ma nella peggiore delle ipotesi, no, appunto, non succede nulla, cioè decaderà la previsione e se ne riparlerà al prossimo giro. Quindi, anche nell'ipotesi che non sia realizzabile, lo vedremo, e nella peggiore delle ipotesi rimane tutto come ora. Quindi, non è che succede niente, capito? No, Io d'accordo. mi ponevo il problema che se invece viene realizzato, si può creare uno sconquasso di quell'area. Ma Ecco, questo la mia. è un altro discorso. Questo è un altro discorso, certo. Volevo sottolineare una cosa. Teniamo conto che 6 unità immobiliari sono il numero massimo e che si sta parlando di 350 metri quadrati. Lo dico perché 350 metri quadrati con un taglio, diciamo, di una casa media a 6 alloggi non ci arrivi mai, no? Vi torna? Quindi è per dire che se fossero 6 sarebbero piccoli, e quindi se sono piccoli con un numero di persone insediabili di un certo tipo, cioè teniamo conto non soltanto del dato numerico degli alloggi, ma anche della superficie, che è 350 metri quadrati alla fine, non è che sia enorme. Vi Sì, ma torna su. io mi immagino, Simone, 6 unità da 50 metri quadri dove ci stanno le coppie, anche fosse solamente le coppie, 6 per 2, 12, sono 12 macchine, cioè nel senso, era sempre solamente incentrato, io non sono contro l'edificazione, mai stato, dico, era solamente incentrato sulla questione di opportunità in quella zona lì, sulla viabilità, perché già si lamentano i residenti che è piccolina, è stata saturata perché è oggettivamente piccola la viabilità, lì due macchine non ci passano. Guarda, si vede bene anche ora che c'è una macchina bianca nella strada, proprio lì, no? Lì due macchine non ci passano, due macchine. Era solamente il discorso dell'aumento dell'opportunità, della frequenza di macchine che devono fare retromarcia. Io prevederei innanzi allora un'opportunità, siccome mi sembra che ci sia un terreno comunale proprio sulla Sarzanese, credo che sia comunale quel terreno lì, vado a memoria, ci sta che mi sbagli. Semmai prevederei uno slargo, un'opera pubblica, oltre a questa che è già prevista come standard urbanistici, se vai a realizzare l'abitazione. A loro non gli si fa un favore, o a noi non ce lo facciamo un favore se gli diciamo di farci il parcheggio, perché è già previsto dagli standard che No, loro devono no, no, realizzare. ma Alberto, scusa, scusa se intervengo, ma quello, lo standard della 122 se lo devono fare dentro il lotto, non possono utilizzare il parcheggio. Sì, ma dicevo che oltre a quelli lì, sono d'accordo, mi sono spiegato male, oltre a quelli che devono realizzarsi all'interno del lotto, quei parcheggi lì alla collettività sono nel senso sono a servizio di quella realtà lì, e perché nessun'altra abitazione, perché anche quelle che sono a monte entrano tutte direttamente dalla via Paesetto, quindi il discorso del parcheggio lì lascia un po' il tempo che trova, lascia un po' il tempo, no? Perché dico, mi viene in aiuto la Manola, loro se lo devono ricavare all'interno del lotto, il parcheggio, quindi quei parcheggi ulteriori che gli andiamo a chiedere, dico, a chi servono? La viabilità che gli andiamo a chiedere, a chi serve? Gli serve a loro per entrare a casa? Non è che il prolungamento della via Paesetto finisce in un campo, c'è un pesco lì davanti, c'è un fico lì davanti, non c'è una scuola o quant'altro, no? Allora invece, se decidiamo
come è auspicabile di portare avanti l'intervento, allora valutiamo di allargare l'ingresso, di mettere in sicurezza l'ingresso da via Paesetto là sulla Sarzanese, che è sempre motivo quantomeno di litigi, se non di insulti, quando la gente deve entrare sulla Sarzanese. Valutiamo di fare qualcosa lassù in cima, allora, all'ingresso della Sarzanese. Lassù, brava, dove c'è la freccia, bravissima. Ma la proprietà è nostra, oh, la proprietà, proprietà comune di Camaiore, il primo pezzo all'inizio è del comune di Camaiore. Poi c'è un'altra cosa lì in via del Paesetto, se te vieni più a valle, dove c'è questo, ecco, quelle, aspetta un attimo, no, un po' più giù, un po' più a valle ancora, c'è uno spiazzo ora, che forse su questo non c'è, vabbè, qui non mi riesce a vederlo, lì ci hanno rifatto, hanno fatto un piazzale, ci hanno fatto un piazzale con delle case in fondo, è come se fosse un altro parcheggio in definitiva quello lì, che al momento è sterato, andrebbe capito se deve stare sterato o se deve essere sistemato, perché lì c'è un polverone che mette paura. Poi è in via del Paesetto, dunque praticamente se te vieni giù ora qui su questa vita, no, fermati mia... Antonella, fermati, vai sopra vai dietro quella casa lì, è quella, signora. No, su. Aspetta, questo pezzo qui è quello del comune e va bene. Questo è quello del comune. Ok. Più a valle, più verso mare, se ti ce la fai a spostarti un po' ancora, c'è un certo punto, ci siamo, ecco, dovrebbe essere qui, mi pare. Sì, questo qui. Napoleone è un lotto privato. Ma grazie, è proprio quello che gli chiediamo di fare. È proprio quello che dice Graziano, gli chiediamo proprio di fare il parcheggio lì. Sì, è quello che vi sto dicendo. In questo punto qui, dietro, quando c'è quella, affare bianco lì, quell'affare bianco deve essere un capannone o qualcosa del genere, dietro, dove c'è, dove c'è l'alberino. Ma il capannone bianco è qua su in cima. Giù, fatemi, se volete parlare, parlate, io che vi devo dire, io non so perché dirvi. Se mi fate parlare a modo ve le spiego le ossa, se volete parlare addosso allora state buoni, è festa. In quel punto lì c'è stato fatto, dietro dove c'è quell'alberino, c'è ci sono state fatte le case, fra cui una dovrebbe essere già occupata e una in vendita. Davanti a queste casse qui grosse che c'è tutto un piazzale davanti, che non so se è ora come ora. Ci sono quelli delle case lì che brontolano a tutto spiano perché c'hanno la polvere in casa. Non so se è una cosa che deve essere asfaltata o meno, ma al momento è tutto un polverone lì. Quindi il parcheggio... Non ho capito, Graziano, scusa, ma dove dici che l'alberello lì, dove c'è il campo, non c'è più il campo, ci sono le case ora? Bravo! Non ci sono le case, c'è una bifamiliare o qualcosa del genere, c'è questo affarino qui quadrato. Ora l'ha spostato, comunque vabbè, c'è quell'affarino lì quadrato, dietro c'è stato fatto un blocco di casa. No, ma non si capisce. Se c'è un blocco di casa, allora non capisco. Hanno tirato via tutto lì, ci hanno... No, non è andato tanto là. Lì hanno tolto... Sì, questo va, si ha ragione. Quel quadratino bianco lì che c'è, vedi c'è il quadratino bianco? Quello lì, esatto, quello lì. Quello lì non c'è più, dietro quello lì c'è un alberello, lì dietro c'è un lotto di case, non so se sono due o quattro blocchi attaccati uno all'altro, qui davanti è tutto uno spiazzo, è diventato tutto uno spiazzo come se non si sa bene se è un parcheggio o quello che è. Fatto sta che quelli che stanno in questa casa qua, quella sulla destra, guardandolo sulla destra, lì praticamente c'hanno un polverone che mette paura. Perché non, secondo... è ancora, non so se deve essere asfaltato, deve essere, non lo so quello che ci deve essere fatto. Sta di fatto che è quella. Quindi voglio dire, secondo me è un intervento della BU. Hanno fatto un intervento di BU. Probabilmente, non lo so. Scusate, torni sulla foto aerea. Secondo me Graziano dice un altro posto. Vai, torni sulla foto aerea. Quello lì è B1, un po' essere del comune. Vai su, vai a nord. Ecco, il piazzale è tutto sterato, che è dove c'era, è quello lì. È quello lì quello che dice Graziano. No, è quello laggiù. Ascolta, la proprietà del comune è quella che è all'inizio e va bene.
Poi dicevo, venendo giù per via del paesetto, a un certo punto c'è quell'intervento lì sulla destra, cioè il lato Pietrasanta, perché l'hanno fatto di recente, non è molto che l'hanno fatto. Quindi mi pare che sia più o meno in corrispondenza di quella stradina che entra dentro dove ci devono essere fatti questo lotto No, qui. no, proprio perché a destra, sta leggendo al contrario la carta, proprio perché a destra è quello di sopra, è quello che si vedeva prima, non è quello lì, è quello che fa No, vedere ora. ma Fabrizio, Graziano dice più avanti, dove davanti a questa casa, che qui Si non sta si vede. sbagliando, è possibile in quel biuno lì non possono esserci state fatte due bifamiliari, impossibile. Oh, vabbè, faccio a vedere, io ti devo faccio a vedere, No, posso anche. io esco dall'ufficio, ci vado a piedi ora, vado a vedere, l'ufficio sono qui a 300 metri, È un giardino di una casa quello lì, Graziano. Ma allora, ascolta, allora, può darsi che mi sbaglio, io ti dico che ho ragione al 100%, va bene? Te vai a quella strada lì, vai avanti, a un certo punto sulla destra, lato Pietrasanta, trovi uno spiazzo grande con una casa lì accanto e una casa, un blocco in fondo a questo spiazzo. Questi che sono lì, quelli dovrebbe essere un parcheggio, dovrebbe essere in teoria, però è tutto sterrato, quelli che sono lì mangiano polvere in continuazione. È questo No, che no, ti volevo dire. ho capito, è quello che ti diceva Fabrizio, secondo me. Comunque mi riservo di andare a vedere quello che diceva No, Fabri. mi Però, raccomando. ritorniamo con la discussione che avevamo prima. Non mi Grazie. interessa, allora, personalmente, io non vedrei l'intervento come hanno detto loro, penserei all'allargamento della strada lassù in cima e semmai alla realizzazione di un parcheggio lassù in cima. Quindi, ecco, l'oggetto è questo, secondo te, in termini, il dimensionamento dell'edilizia convenzionata è ragionevole Va bene. rispetto a quello precedente poi in realtà non inserito nella previsione, perché lo levavamo di giro, però l'intervento perequativo da chiedere è prima di tutto l'adeguamento stradale. Bravo, perfetto. L'adeguamento stradale è il parcheggio lassù, dici? Ma scusate, ma l'adeguamento stradale è come, in che senso? Scusate, perché si Con la terreni e giardini porzione. delle case. No, usufruendo, tanto crei uno slargo lassù in cima, crei uno slargo lassù in cima, io aggiungerei anche quello, se è poco l'adeguamento sul pezzo di proprietà del comune, ma insomma è già un passo avanti, capito Fabrizio? Perché è veramente stretto anche l'imbocco, non ci imboccano due macchine, cioè se uno vuole entrare, uno esce quell'altro, lassù in cima, brava lì, brava Anto. Quel lotto lì di terreno lì, una parte del... Benissima, grande Antonella. No, ma Allora, infatti. chiedo scusa Fabrizio, là. Se è del comune si può valutare. Onestamente non lo sommerei al parcheggio, in che senso? Nel senso che Alberto aveva delle perplessità sul fatto che l'equilibrio economico consenta diciamo al cittadino di fare l'intervento perché è già sufficientemente, diciamo, spostato, no? A favore del comune. Perché stiamo parlando di edilizia convenzionata, non di edilizia, no? Corretto. E allora, piuttosto diciamo, in quella zona lì esigenze di parcheggio particolari non sembrano essercene, io non lo so valutare, cioè confesso di non essere in grado di valutarlo, tant'è che sulle opere pubbliche mi sono spesso raffrontato con il settore opere pubbliche, però no, io non so valutare se nella zona di via del paesetto interna serva o non serva un parcheggio, lo No, ce confesso. l'hanno tutti, Quello. Simo. Eh? Ce l'hanno tutti, Simone. E allora, se non c'è un problema di parcheggio e quest'area è di proprietà del comune, Se valutiamolo con più guardate, dettaglio. mi fai vedere la carta di progetto in quel punto lì, Antonella, perché il comune ci avrà fatto, cioè l'ufficio lavori pubblici, ci vede, ci ha fatto mettere un parcheggio di progetto. Perfetto. Quindi, perché no? Uno può Noi abbiamo prevedere. messo un parcheggio soggetto a esproprio e abbiamo preso tutta l'area. Se la vuoi legare alla scheda norma, va presa solo la proprietà del comune, perché sennò diventa un problema. Non è tutto quel lotto lì del comune, è Ti metti il soltanto. catastale. Brava. Sì. È tutto del comune.
Appunto, dico, perché il soggetto esproprio? No, no, infatti è previsto di realizzare. Perché Iacomini ha detto che era un pezzo del comune, non tutto. Io mi riferivo a quello che diceva Alberto. Controlli Antonella se è del comune, per favore. È tutto, allora, fino alla stradina che va dentro alle case. Abbiamo avuto l'esempio ora quando è passato il metano, che ci avevano messo dentro della roba e si sono lamentati perché passavano dalla stradina privata. Vabbè, ora controlla l'Antonella se è di proprietà del comune, possiamo, siamo sicuri. Mi dovete dare un po' di tempo però, perché non è istantanea la cosa. Quindi continuate e fai te Fabrizio, perché io devo aprire il sistema, mi ci vuole un... Vabbè, allora intanto concludiamo un ragionamento. Siccome credo di aver capito che Graziano è sicuro che sia di proprietà del comune, giusto Graziano? Allora, supponendo che sia di proprietà del comune, a quel punto va capito se dirgli banalmente di realizzare la previsione che c'è già, cioè legare, no, le due cose, mantenendo la cartografia che c'è, oppure se non sia troppo sperequato. Quanto verrebbe grande quell'area lì fra... Quanto è grande quell'area lì fra, diciamo, allargamento della strada e parcheggio? È troppo grande, noi dobbiamo spezzare quell'intervento che aveva previsto l'ufficio lavori pubblici in due parti. Uno, allargamento della strada e l'adeguamento dell'incrocio. Due, il bed del parcheggio. E gli chiediamo tutto, solo l'allargamento. Tutto il lotto sono 1270 metri quadri. La particella, la 282, è di proprietà per buona parte del comune, salvo la parte in fondo dove c'è una porzione di viabilità, quindi è tutta del comune di Camaiore, quasi tutta del comune di Camaiore. Quindi è stato il pezzetto della strada che ha protestato gli abitanti perché passavano di lì con i mezzi e non volevano. Ecco, tutto lì. Ecco, non ho capito però qual è il pezzo che non è di proprietà e di chi è. Scusate se la stradina in fondo vicino alle case, in fondo c'è la stradina. La stradina in fondo vicino alle case. Oh. Sì, si vede, vedi che Graziano che... Ah, ma io la sto guardando sul mio, voi non lo vedete, avete ragione. Ma ha ragione, si vede, nel piano è già considerata privata quella stradina lì. Vabbè, quindi direi che la soluzione... Che già quella casa bianca, per intenderci. La stradina che costeggia quel casolare bianco. Sì, Riccardo, quando vieni giù per via del paesetto, la prima casa che trovi sulla destra, lì di fianco, lato Sarzanese, c'hanno una piccola stradina che entra dentro. Da lì fino sulla Sarzanese è del comune. Anche una porzione di F1 è sempre del comune, dove c'era F1 è sempre del comune. Sì, anche quella. Sì, quello però, Alberto, rimarrà di progetto del comune, capito? Ok, e la striscia accanto a B1 è quella porzione, bravissima Antonella, grande, quella striscia lì arancione è quella di proprietà privata, è tutta del comune, il giallo e il verde è tutto del comune, bravo, perfetto. Ok, quindi l'abbiamo già, come diceva Fabrizio, esclusa, diciamo, la parte privata è in B1 per capirsi. Bravo, corretto. Sì, sì. Ok, va bene. Cambiamo la parte perequativa prevedendo un allargamento del tratto iniziale e dell'incrocio con la via Sarzanese, di via Pesetto. Va bene. Va bene, si può procedere. A te Graziano, che segui parecchio i lavori pubblici, ti torna, no? Rispetto al ragionamento sulle priorità, eh? Sì, ma no, lì sì, porca miseria, la strada lì va allargata per forza, che se no non entri. E poi se la dai come perequativo, fate attenzione che venga fatta a modo l'ingresso, cioè non che venga fatto così e via. Cioè, no, ma allora lì ovviamente sempre sul progetto del comune, cioè, ecco. Sì, no, siccome ho visto dei parcheggi fatti in una certa maniera delle B2, che la metà basta, insomma, lasciamo perdere. Nulla, qui va bene, qui ce la fa l'imbocco a Molino lì dentro. Vai. Ok, allora... Ma questa perequazione è in aggiunta a quelle altre. No, la sostituzione, perché già si diceva che era al limite dell'equilibrio,
è stato osservato, quindi è insostituzionale. E quindi allora lasciamo l'area verde e togliamo il parcheggio? Sì, sì, esatto. Aspettate che mi segno di fare queste modifiche. Scusa Fabrizio, io ho notato anche un'altra cosa nella scheda norma. Sì. Che te la volevo dire a te, la dico alla commissione, che secondo me merita una correzione. Sì. Ah no, ma si corregge in automatico perché sparisce il parcheggio, perché non c'era l'accesso per andare dentro l'area di intervento. Cioè era tutto parcheggio pubblico e nelle altre schede norma invece abbiamo individuato una strisciolina. Sì, sì, facendo così però si risolve il problema. Corregge, della radice. È vero. Va bene. Allora, io vado avanti. Osservazione 115. Viene chiesta di inserire una nuova scheda norma, diciamo che preveda la possibilità di costruire un fabbricato unifamiliare in cambio della cessione a titolo gratuito di superficie che sarebbe finalizzata all'ampliamento dei parcheggi esistenti, se leggo bene la sintesi dell'osservazione. E l'istruttoria è di accoglimento. Quindi vediamola. Ah, scusate, siamo a Capezzano sempre. Vedete, via Massoni, via Unità d'Italia. La superficie territoriale è 780 metri quadrati, la superficie fondiaria è 430 metri quadrati, la superficie edificabile è 80 metri quadrati, quindi un intervento insomma limitato ad un'unità residenziale media o a due piccole. Ora non so quanto ci abbiamo messo come numero di alloggi, scorri un attimo Fabrizio. No, è Antonella. Uno, va bene, perché poi anche va nella direzione della richiesta dell'osservante. Torna un attimo su Antonella. Vedete, superficie minima di spazi pubblici da cedere a parcheggio 350 metri quadrati. Possiamo andare oltre. Ecco, la prescrizione è realizzazione e cessione del parcheggio e delle aree di sosta su via Massoni. Ora la faccio io una domanda perché mi ci casca l'occhio, ma qui l'equilibrio c'è rispetto al fatto che realizzano un'unica unità residenziale o è troppo chiedergli anche la realizzazione? Ammesso che TU è, scusa Simone? Ammesso ci si manca proprio nell'area con Google. TU 3.6 Fabrizio, TU 3.6. Beh, gli possiamo chiedere leggermente meno di parcheggio, invece che 3.50 chiediamo 300. No, ma la mia è una domanda a quelli diciamo più bravi di me nei conti, no? Da questo punto di vista, l'equilibrio c'è rispetto a un'unità residenziale sola? Se no, in questi casi l'alternativa è chiedere solo la cessione. Esatto, ma io mi pongo solo un problema di equità, eh? Non è che, cioè, è chiaro che se si potesse avere la realizzazione delle opere sempre, sarebbe no, al massimo. E fatemi vedere la realizzazione. Simone. Una previsione, volevo vedere la localizzazione e la previsione, scusate. Sì, sì, certo, Jacopo. Gli stai chiedendo di spendere almeno 90.000 euro, oltre a cedertelo. Guarda, è un parcheggino piccolo, non è quello accanto grande giallo, è quello dentro la perimetrazione.
Sono 350 metri quadri, ha detto Simone. Nella scheda sono 300 metri. 350 metri quadri? Te considera che per fare un parcheggio urbanizzando, illuminandolo, ci vuole 250 euro al metro quadro? Sono 80. Non mi torna, perché se la superficie territoriale è 780, come fa quel giallino a essere 300 e passa? No, ditemelo voi, Perché se no non torna, perché se guardate il lotto, scusate, vai sui parametri. Qua 330 è lotto e 350 la superficie. Io metterei 4, ma l'hai visto, ma in proporzione geometrica l'hai visto nel disegno della planimetria com'è piccolino il parcheggio rispetto all'otto? Non ci può essere questa proporzione. No, ma non è così. Ci potete andare con Google Map e ci mettete l'omino che si vede meglio. Ragazzi, il lotto è 780 metri quadri. 780. Esatto. A me mi sembra piccolo, ma lo voglio vedere. È piccolino, sì. Sì, però la manovra diceva in proporzione non torna nel disegno, mi sembra abbia ragione o mi sbaglio? No, io invece secondo me no, perché dite che torna al disegno, scusate? Perché c'è una sostituzione fra il giallo e il grigio, no? È quasi uguale, e lì è un pezzettino. Ah, no, perché c'è quello accanto, Roberto, c'è quello accanto, una L. No. Allora ho capito io qual è l'errore. Qui c'è un errore. Nel disegno. Esattamente. Ma non si capisce. Cioè, ma non è chiaro. No, non so se era. No, perché quell'altro, vedi, è tutto esproprio perché non è di sua proprietà. Vedi, no, non c'è. Nella ragione Manola. Nel disegno. Manola. Però in effetti non sarebbe meglio forse ridurlo, perché non ci si fa. È troppo. A questo punto è meglio ridurre la dimensione del parcheggio, capito? E così rientri in un equilibrio, no? Sì, sono d'accordo. Mettiamo 200 metri di parcheggio e 580. Prima lo possiamo guardare. Sì. La previsione prevede comunque una sola unità. Sì. Ma infatti, all'equilibrio bisogna starci attenti con una sola unità. È questo? Eccolo qui. Siamo sicuri sia questo qui? Boh. Sì, va bene. È piccolo. Sicuro che è quella, Antonella? Ma siamo sicuri? Perché c'era poi accanto un'area grande che è quell'altro parcheggio previsto a esproprio. Mi sembra un lotto abbastanza grande, o sarà un effetto ottico? Sì, va bene, Antonella, va bene, va bene. Ma no, l'accanto c'è già un'area soggetta esproprio per un parcheggio, ha detto? Sì, dopo si vede nella planimetria. L'altro pezzo, c'è il cancello. Ah, ecco, c'è anche il cancello, sono due. Sì. Ma è sempre la proprietà di questa signora? No, non credo, perché non ha fatto osservazione su quell'otto. Dovrebbe essere un'altra proprietà. C'è anche una recinzione, Michela, qui sì, tra sì, i due sì. Lotti, no? C'è una siepe, una rete con muretto. Quindi, oltre la recinzione, è area soggetta esproprio per la creazione di un parcheggio. Sì, e dalla casa parte destra è quella dell'intervento. Ci dovrebbe venire l'intervento con un altro piccolo parcheggino. Quindi sì. Se c'è già accanto un'area soggetta esproprio per un parcheggio, che ci interessa avere una piccola strisciolina di parcheggio di là per quanto riguarda l'utilità pubblica? È perché lì ce n'è una forte richiesta, perché
deve tenere conto che almeno il Pierucci quando ce l'aveva chiesta lì per intero l'area, poi siccome c'era stata un'osservazione abbiamo fatto un punto di compromesso. Sì, è corretto, perché parcheggiano tutti lungo la via Massoni, perché non sono sufficienti gli spazi a parcheggio, sono tutti lungo la viabilità. C'è una rasta Zanella, è bene essere chiari, però parcheggiano sia lungo lì che lungo il canale dove c'è scritto via Massoni, sull'F1, parcheggiano tutti lì, lì lungo la viabilità. Quanti posti ci sarebbero voluti secondo il Pierucci? Tutta l'area. Guarda che ce n'è di abitazione. Guardiamo la carta dell'adozione, era tutto parcheggio, sei sicuro Fabrizio? No, in adozione era, mi sembra, H1. Guardiamo un attimo, così si fa vedere. Ragazzi, la il parcheggio era di questo piano è poca roba davvero. No, era parcheggio. Sì, ma è poca roba. Sì. Scusate, mi viene in mente questo, la voglio fare io. Una era tutto parcheggio. Fare una proposta, scusate, ma non sarebbe il caso... Visto che no, mi pare di capire che ci sia una valutazione che almeno Alberto condivide dell'ufficio lavori pubblici di implementazione significativa, no, dei parcheggi, ma non sarebbe il caso allora di chiedergli soltanto la cessione dell'area ma aumentare la grandezza dell'area che deve essere ceduta al comune, cioè invece di fargli fare quella piccola strisciolina di parcheggi, no? Che effettivamente nella striscia in sé quanti parcheggi ci verranno mai? Non sarebbe il caso, visto che c'è una previsione di esproprio, no? Accanto, di dire vabbè, un pezzo me lo dai te, il più grande possibile rispetto, no, alla possibilità di intervento residenziale, e poi dopo il parcheggio io me lo farò con un progetto unitario su tutta l'area una volta che avrò espropriato anche quell'altra, o lo farò per lotti. Cioè la mia domanda è, ha senso fargli fare un piccolo parcheggio o ha senso farsi da un'area più grande? Non so se sono Simone, stato chiaro. Il problema è che il lotto è talmente piccolo che in effetti dopo non c'è neanche il giardino, eh? Cioè stiamo attenti a non chiedergli oltre una cioè... È quasi più difficile secondo come lo tagli che ti parta l'intervento se ti chiedi di più. Ma mi dite una cosa, ma per esempio non si potrebbe fare l'esproprio sul terreno che è in fondo sul canale, che fa angolo? Lì c'è già un'altra scheda norma, poi la vedremo, nuova, anche lì c'è un'osservazione. Ah, okay. Ho capito, ma qui tutte schede norme, se serve un parcheggio non si fa più un parcheggio. Cioè, anche le schede norme, se già tutte le parti sono delle schede norme, norma, e te parcheggi se servono non le fai più, secondo me tutte le schede norme. La scheda norma ti fa acquisire 200 metri di parcheggio, no? Ho capito. Le schede norma sono un aiuto a realizzare le opere pubbliche, poi è chiaro che sta a noi fare delle previsioni che siano utili e fattibili. Questo è un po' il senso. Ma vedi, io quello che dico, in quell'area di una casa non ci stava neanche bene, ci stava bene tutto parcheggio, sono d'accordo con Marcello, se devo essere onesto, e risolvevi i problemi. Facendo un mezzo parcheggio non risolvi nessun tipo di problema, perché le strade le macchine per la strada ci saranno sempre. C'è allora, altra area da poter utilizzare, da poter espropriare per fare parcheggio in questa zona? Lì non ha più senso neanche farcelo il parcheggio. Se non c'è altra area e se c'era la necessità dei parcheggi, penso proprio che non sia fattibile fargli fare l'intervento alla signora. Allora io faccio questo tipo di ragionamento. Noi dobbiamo valutare di volta in volta se la proposta che viene dal cittadino, no, ci consente in tutto in parte di realizzare obiettivi di opere pubbliche o altri, diciamo, legati comunque principalmente al tema delle opere pubbliche. È chiaro che se si valuta che per le caratteristiche del lotto il massimo del parcheggio che ci può essere dato è un'opera pubblica, diciamo, che di per sé non ha grande significato, e allora bisogna, come dire, per amor di Dio, fare una rivisitazione dell'osservazione e assumerci la responsabilità di dirgli di no, cioè dirgli l'osservazione non è accolta perché la parte perequativa che ne viene fuori, diciamo, non è sufficiente
a dare un contributo significativo al miglioramento delle opere in quella zona. Se invece si ritiene che quel parcheggio che è ricavabile, no, attraverso la scheda sia comunque utile, no, e abbia una sua autonomia funzionale, perché chiaramente le previsioni esproprio, Riccardo, no, le realizzi, diciamo, più faticosamente nel tempo a seconda delle risorse che hai disponibili, a seconda anche delle priorità, no, che stabilisci, allora la scheda norma va accolta. Quindi quello che noi dobbiamo stabilire è se quella striscia di parcheggio di per sé è significativamente utile o no. Se non è significativamente utile, o si respinge. Scusa, Simone, tu hai pazienza, è vero che le aree di sproprio richiedono più tempo, eccetera, però te l'area adiacente la espropri, ad uno gliela espropri perché ritieni giusto farci un parcheggio, e ad uno no, non so perché, perché ha fatto un'osservazione. Allora, noi vediamo quell'area utile per fare un parcheggio che risolve le problematiche in quella zona o no? Se vediamo utile realizzare un parcheggio che risolva le problematiche, quell'area deve essere tutta espropriata e far... Ah, ma scusa, ma la domanda però non è posta, secondo me, in modo... È posta giusta, Simone, perché te mi espropri un pezzo di terra di una persona e all'altra gli ci fai fare una casa e fai un mezzo parcheggio. Scusa, la mia impressione... Scusa, Riccardo, allora, il ragionamento, secondo me, è diverso, ti dico la mia opinione, nel senso che qui c'è una previsione di esproprio, va bene, nel piano adottato. Dopodiché... tutti i cittadini sono stati messi nelle condizioni di fare osservazione. Non è che anche l'altro proprietario poteva fare osservazione, no? Oh. Allora, uno dei due ha fatto osservazione e ti ha detto: guarda, se mi fai fare un intervento residenziale, un pezzo del parcheggio te lo realizzo io, no? Quindi ti aiuto comunque a realizzare l'obiettivo. Simone, non hai capito il mio senso. No, un attimo. Chiaramente, se uno valuta che... diciamo la parte di parcheggio che ti realizza è così piccola che non è significativamente importante per la zona, è chiaro che allora, diciamo, la perequazione non giustifica l'edificabilità, per essere chiari. Se invece riteniamo che anche quel piccolo parcheggio lì, l'altro è molto è utile, allora si può accogliere. Io dico solo questo. Ho capito bene quello che hai detto. Per me non è utile realizzare un'abitazione lì. Allora forse non mi sono spiegato bene. Lì aveva ragione Marcello a prevedere tutto un parcheggio. No, ma io però ora non confondiamo. Marcello dice lì è utile realizzare un parcheggio pubblico. Chiaramente più grande è, meglio è, no? Per certi versi. Però Marcello, col quale ovviamente io mi sono confrontato sul tema delle opere pubbliche, no? Dice a me va bene se il privato attraverso una forma perequativa contribuisce a realizzarlo, no? Perché le risorse del comune sono comunque limitate. Quindi quello che dobbiamo stabilire è se la parte... Allora ti chiedo a te, Simone, se realizzi quel mezzo campo di parcheggio, quella striscia che ti cede lui, risolvi i problemi del parcheggio in quell'area? Ti posso dare una risposta io, Riccardo? Secondo me lì... La domanda è se diamo una risposta, diciamo, magari... Posso dare io la risposta, Riccardo? Questa domanda noi l'abbiamo posta, siccome in fase di adozione tutto il campo era parcheggio, noi prima di accogliere l'osservazione... Ci siamo visti con i lavori pubblici, con l'ufficio lavori pubblici, anche perché lo stesso ufficio lavori pubblici, come avete notato, ha fatto le sue osservazioni, no? Ha chiesto di aggiungere, per esempio, il parcheggio che ha fatto vedere Graziano all'incrocio per via del Paesetto, no? E via Salzanese è stato richiesto dall'ufficio lavori pubblici in sede di osservazione, ok? Secondo l'ufficio lavori pubblici, la somma tra quello che rimane esproprio, quello che viene ceduto con questo intervento e quello che noi aggiungeremo nel lotto sotto che ha citato Graziano, quello all'angolo col fosso, ricava un numero sufficiente di parcheggi per quell'area, che è intorno ai 40 posti auto, perché 10 e 10 li danno i due interventi privati e una ventina vengono con quelle esproprie. Complessivamente, diciamo, la somma dei 3 interventi, due privati e uno pubblico, da 40 posti auto che ritiene il comune sufficienti per quell'area. Questo è quello che ci ha detto
l'ufficio per i pubblici, perché gliel'abbiamo chiesto, no? Cioè, prima di inserirlo, gliel'abbiamo chiesto, ok? E secondo loro così è un punto di equilibrio fattibile, e questo consente ovviamente al comune di risparmiare il costo di una ventina di parcheggi su 40, ok? Vengono fuori 20 parcheggi, Fabrizio, dall'intervento perequativo. Dall'intervento. La somma dei tre interventi, due perequativi e uno pubblico, dà una quarantina di posti auto. Ma ha senso fare tre parcheggi o ha più senso fare un parcheggio che ospita tutte le macchine? Spendere soldi per fare mezzo parcheggio e mezzo parcheggio. Ha senso fare un parcheggio? Ma scusa Riccardo, ora si possono avere opinioni diverse, ci mancherebbe. Però il dato, diciamo, oggettivo, ok, che riferisce Fabrizio è che... Ma non lo condivido. Vabbè, ma per amor di Dio, però il dato oggettivo è che su tre parcheggi, due più piccoli li fa il privato e uno più grande lo fa. Il privato che ti fa? Ti fa una striscia di un metro. Quanto gli vuoi togliere dal privato? 10 posti auto, ha detto Fabrizio. Ma che dov'è il privato? Posso intervenire io? Prego. Vengo subito, facciamo un conto. Bravo, se mi fate il conto e mi fate sapere A me mica di quanti posti auto vengono fuori dall'intervento? Vengono 30. Allora, così come Simone ha fatto un'osservazione giusta, fare certo. un dente fronte strada non serve assolutamente a niente, ok? Il lotto, quello dove c'è l'I2 è dell'osservante, dove vedi la recinzione, ok? Quel lotto sì. Lì ha una larghezza di 25,30 e una profondità di 32,60 ok? Ci siamo? L'altro lotto dove c'è l'Antonella sopra ora è di due proprietari, l'altro lotto. Quello vicino all'I2 del proprietario A, quello vicino all'Arancione, quindi verso il fosso, è della stessa proprietaria del lotto I2. Io ritengo invece che sia intelligente, siccome la larghezza del lotto, come ripeto, è 25,30 m, gli si dice che ci dà 5 metri di profondità del lotto, quindi parallelo alla dividente ci dà 5 metri, lei conserva l'intervento col suo giardino sul fronte e sul retro, e come dice anche Fabrizio, facendo così la somma delle tre superfici è 693 metri quadri, seguitemi il 693. Leviamo il 30% per spazi di manovra e di viabilità, sono circa 485 metri quadri, diviso 12,5, che è la superficie media in un parcheggio, vengono 38,8 parcheggi. Chiocchiamoci un parcheggio da diversamente abili ogni 10, come minimo vengono 35 parcheggi. 35 parcheggi fanno la differenza in una zona così, non sono né 5 né 10, 35 sono tanti. Scusa, non ho capito, Albert, aspetta un attimo. Allora, quello che ti hai detto, praticamente non prenderebbe la striscia, ma la prenderebbe la striscia orizzontale sulla via, lì ci andrebbero a pettine le macchine? No, allargherebbero sostanzialmente, spancerebbero quella che avrebbero previsto di esproprio. Quindi sparirebbe, se andate sulla scheda norma, sparirebbe la puntina sulla strada. Bravissimo Antonella, sparirebbe quel tassello sulla strada. Bravissimo Antonella, te mi capisci? E verrebbe allargato in quel senso lì, quindi sottraendo per tutta lunghezza l'area sul lotto T. Sono spiegato male, ma volevo dire questo io, quindi non è più così. Bravo. No, però questo, scusate, però vi volevo ricordare che i disegni che sono nelle schede norma sono indicativi, quindi ma per capire che se un progetto risolutivo va bene, no? Cioè, Alberto ha detto esattamente quello che dicevo io, ci vengono una somma di tre... Scusa, allora, Fabrizio, non avevo capito. Cioè, praticamente ti allargheresti l'I2. Bravo, perfetto. Sì, messerebbe il giallo invece che sulla strada sull'I2. Bravissimo.
E quindi ci sono circa 100, 150, 160 metri quadri che si avvicinano ai 200 che aveva detto Fabri. A quel punto lì sì che gli puoi dire: mi dai, mi cedi l'aria e quota a parte mi realizzi anche quel parcheggio lì, capito? Che 5 metri di profondità sarebbe proprio la prima striscia di parcheggi, no? Se vogliamo metterli in termini pratici. In quel senso di profondità. Va bene, e quindi se è risolutivo io sono d'accordo. Vabbè, però che cambia? Non cambia mica niente. L'avete girati dall'altra, ma non cambia niente, no, Alberto. Non è più omogeneo. Una cosa... Il disegno, cioè, è più omogeneo, ma non cambia niente in termini di metraggio. Che avete spostati, ma non cambia niente. Fabrizio, non mi ricordo una cosa. Il disegno è indicativo, no? Ma c'è una semplificazione legata, procedurale, no, legata a chi rispetta, no, il disegno? No, 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 no. E allora, vabbè, diciamola così. Forse è preferibile, pur essendo indicativo il disegno, girare la striscia, sì, gialla, sì, come dice Alberto, no? Sì, sì, in modo tale abbiamo un'indicazione, insomma. Più no, possibile. Fabrizio, però misurela, perché così un po' torna. Certo, quello si misura sempre, va bene, quello è chiaro. L'ho anche ridotta, l'ho portata a 230 metri, ho dato 550. Quei 230 metri lì, mettili che siano 230. Certo, sì, indicativamente 230, certo. In questo modo, via, più o meno. Ma però, cioè, girate la striscia, fatemi capire, perché io non sono un geometra, sì, né un ingegnere. Sì, Michela, si gira la striscia gialla a favore della I2, l'I2 viene più grossa. Ecco, ma aumentate, quindi, cioè gli prendete di più, aumentate o girate solo la striscia sugli stessi metri? No, ma no, di più non gli si prende perché era sbagliato il disegno originario, capito? Cioè, girate la striscia, ma sempre gli stessi metri sono. Perché quel disegno lì non torna in scala. Le proporzioni di quel disegno lì sbagliato sono sbagliate. Il disegno, la proporzione che vedi nel disegno, le misure giuste, ridotte, 200 metri quadri, quella lì non è 300 come c'è scritto sulla scheda. Va bene, insomma. Va bene, però insomma viene girata la striscia, ma le misure qua che sono nella scheda norma sono quelle. Mi dite un'altra cosa invece, voi pensate di averle preso troppo, no? L'I2, ma avete detto che mezzo dell'I2 che voi espropriate, che il comune esproprierà, è della signora, è della proprietà del TU3.6, metà campo I2, giusto? No, no. Tant'è che la signora non l'ha osservato, capito? È di un'altra proprietà. Ah, l'ha detto, no, Alberto. L'ha detto Alberto ora. Ora io mi sono sbagliata, l'ha detto Alberto ora. No, ho fatto le misure ora, dai, è così. Ma hai detto che quell'altra striscia metà è del proprietario che ha fatto l'osservazione, no? Il terreno, l'hai detto. Esatto, qui. esatto. Quindi a questo punto... Ricordiamoci che l'esproprio non è che vanno là, gli si fa totò sulle mani cattivo e si viene via, si paga, nel senso, appunto. Allora, siccome gli viene data una villetta e tutto quanto, ora Simone diceva che gli abbiamo preso troppo, ma invece io proporrei invece un'altra cosa. Ma siccome è venuto fuori questa cosa che metà del terreno di esproprio è suo, invece di pagarle l'esproprio, faccia la cessione di quella metà del terreno, allora va tutto bene. Secondo me, Ma scusa, visto che metà del terreno è suo, faccia anche la cessione di quello e via. Invece della realizzazione del parcheggio, così la realizzazione la fa il comune tutto insieme, fa come vuole il comune, fa la stessa opera, e lei fa dalla cessione di quella metà del terreno senza che glielo paghino esproprio, va bene? E quella striscetta della sua dell'altra striscetta della sua proprietà, senza la realizzazione del parcheggio. Così il comune fa una realizzazione unitaria di tutto il parcheggio, come deve essere fatta, tutta uguale. Lei dà la metà dell'altro terreno senza che gli venga pagato e una parte del terreno dove farà la villetta, dove farà insomma la costruzione. Michele, era una delle ipotesi che ho fatto all'inizio, ti ricordi? Cioè di aumentare la... No, non l'avevo capito io. Perché è venuto fuori ora, perché l'ha tirato fuori ora Alberto, che metà dell'altro terreno è di proprietà della signora che ha fatto l'osservazione. Io l'ho capito ora da Alberto, perché se no non l'avevo capito. Io però pensavo fosse altro. No, però è proprietaria di metà o è proprietario a metà? È proprietario di metà del 1468. Però dico io, non è corretto quello che dice, cioè non è corretto, ovvero
va capito quello, Michela, è lodevole quello che dici te, no? Ma quello che dici, realizzazione del parcheggio. Finisco, se no non capisci. Quello che dici te, dici, mi cedi la striscia di 5 metri e mi cedi quello sputo di terreno che sono 230 metri quadri. A valore di mercato, quello che dici te, porta nelle casse del comune 7.860 euro, che è un aperitivo che facciamo io e te domani. Diversa, allora anche la realizzazione. Se invece dici, il comune gli paga 20 euro al metro quadro, che è il valore di mercato, e quindi questa qui si prende 5.000 euro, però di là ti cede e ti fa il parcheggio, che si è detto prima, sono 230 metri quadri per 285 euro, sono 65.000 euro contro 7.000, va bene come si è detto prima. Allora, chiedo scusa, è chiaro che poi vanno calcolati i valori, no? Ci mancherebbe. Ora io non so, Alberto, esattamente che conto hai fatto, ma insomma lo fai di mestiere, quindi sarà corretto. No, il valore delle aree a parcheggio non è un valore agricolo, è un valore di aree dove ci viene fatto un parcheggio. Lo dico perché quando vai a pagare l'indennità di esproprio non paghi il valore agricolo, paghi un valore che insomma ho tenuto conto, considera che il parcheggio va anche fatto, cioè, non è che vai a comprargli un parcheggio. No, ma io dico che quello che dice Michela, che lo dicevo anche io all'inizio, senza conoscere bene però la ripartizione delle proprietà, ha un senso rispetto al fatto che è chiaro che lì è più semplice una progettazione unitaria, no, di quell'area. Se invece devi fare la progettazione in due momenti diversi è un pochino più complicato, però. E va anche valutato, l'ho detto all'inizio, che ci viene un'unica unità immobiliare, no? Per cui se noi diciamo calchiamo la mano troppo sulla parte perequativa, poi il rischio è che la proposta non parta. Quindi io, siccome anche in altre occasioni abbiamo previsto soltanto la cessione, io il mio era un invito, come posso dire, a stare attenti dal punto di vista dell'equità, no? Perché questo è un comparto molto ridotto, si prevede un'unità sola immobiliare, quindi mi preoccupo solo, no, che non ci sia un disequilibrio, ecco, tutto qui. In ogni caso vanno bene entrambe le soluzioni, scegliamo quella che ci sembra migliore e più equilibrata, nel senso che da un lato la Michela dice facciamoci dare più area possibile sostanzialmente in termini di proprietà, e poi sarà il comune che pagherà il residuo costo di esproprio dell'area che non ci viene data e farà un'opera pubblica unica. Alberto dice, guardate, se si mette insomma insieme i valori il comune ottiene meno, intanto facciamoci fare, no, un primo diciamo tratto di questo parcheggio che può avere una sua autonomia funzionale, se capisco bene. Ecco, questo è un po' quello che dice Alberto. Scegliamo con un equilibrio, ecco, ripeto, l'importante è che se si valuta che la realizzazione del parcheggio è più vantaggiosa per il comune ed è sostenibile con una sola unità residenziale, va bene farsi realizzare un pezzo del parcheggio. Otteniamo maggior vantaggio patrimoniale e quindi ha senso. Ripeto, un'unità sola residenziale, mi domando, ecco, se nei termini che diceva Alberto ci rientrano quei costi, ecco, tutto qua, perché è un'unità residenziale sola di 80 metri. Quant'è? 80 metri. Quindi ci rientra un'opera pubblica del costo che dici te, Alberto, tra costi di costruzione, oneri, eccetera, cioè l'equilibrio c'è, punto interrogativo. Io all'inizio ho esordito con questo dubbio, vi ricordate? Tutto qui. Lo sai Simone, lo sapete commissione, che io sono quello che sono sempre quello che entrava nel merito delle perequazioni, no? E sono quello che ha sempre sollevato le questioni di opportunità e di congruità, no? Io ritengo nell'occasione, perché poi ogni figlio nasce da propri genitori, no? Sostanzialmente ogni caso è specifico a sé, no? Qui abbiamo un lotto di terreno che fino a oggi ci si pianta le patate, domani le cipolle, che fra l'altro era sottoposto
ha un vincolo espropriativo per la realizzazione di un parcheggio, no? Quindi è un lotto di terreno di 600-700 metri quadri. Quanto glielo paghi? Ma sei bravo, eh? 50 euro al metro quadro? Ma anche se fossero 60, 100 euro al metro quadro, e si va proprio quasi ai terreni edificabili, 100 euro al metro quadro, portano a casa 60-70 mila euro, ok? Comunque c'è sempre il valore intrinseco della terra dove ci mettevi le cipolle, no? Dentro, quindi la scelta è o cipolle o 70 mila euro, forzato. Noi gli consentiamo, a fronte dell'osservazione fatta, di farci una civile abitazione, grande, piccola, giusta, 80 metri quadri, una civile abitazione. Quindi partiamo sempre da piantarci le cipolle. Gli chiediamo in contraccambio, oltre agli oneri che deve pagare, ok, che su una casetta di 80 metri quadri si aggirano intorno ai 25.000 euro, tra oneri e contributo di costo di costruzione, con le tariffe attuali circa 25-28 mila euro, gli chiediamo uno sforzo ulteriore su una circa 230 metri quadri, 230 metri quadri per 250, per di 57 mila euro grosso modo, no? Per cedere e realizzare il parcheggio. Ecco, io ritengo che in un'ottica di investimento, no, di futura previsione, siccome dico è un privato e non credo che lo faccia per vendere, ma anche se lo fa per vendere sarà ridotto il margine speculativo che Roberto auspicava nel 20-25% prima, anche se si riducesse nel 10%, se lo facesse come una mera speculazione, non ci sono quelli che il promotore iniziativa avrebbe indicato come profitto lordo ottimale, ce n'è di meno, ma comunque sia ce n'è sempre di più di continuare a piantarci le cipolle o a vederselo, tra virgolette, espropriato per farci un'opera pubblica. Io ritengo che sia sostenibile, Simone, lo sai quanto vi do addosso io quando vedo che non ci sono le operazioni, no? Che non sono economicamente sostenibili. Quindi ritengo che quello che abbiamo confezionato col contributo di tutto, arrivata a questa definizione, possa essere economicamente sostenibile e vantaggioso sia per il comune, ma soprattutto, che nel nostro interesse, per la parte privata. Ma Alberto, allora, che valore può avere una casa di 80 metri quadri lì? Che visto che gli facciamo già spendere, come tu hai detto te, tra oneri e opere, 70-80 mila euro in partenza? No, senza la costruzione della casa. Spende di più perché c'è anche da costruirla la casa. No, appunto, senza la costruzione della casa, ti dicevo. No, tra oneri d'urbanizzazione e quello che deve fare per la perequazione, senza la costruzione della casa, dico, che valore ha in quella zona lì una casa di 80.000 euro, di 80 metri quadri? Ora andrebbe visto il grado di rifiniture e tutta una serie di cose, comunque... No, ti volevo dire che mi sembra già che gli sia già stato chiesto parecchio per fare 80 metri di casa, poi c'è anche da farla, insomma. Ora io... Mi sembra insomma che la richiesta sia già stata bella alta. Comunque io dico questo, siccome l'ufficio aveva già valutato che la realizzazione del parcheggio, no, ci poteva stare, cioè per me va bene, ripeto, io Michela, sono anche abituato, lo vedete, no? Poi con capelli bianchi si cerca di migliorare, diciamo, no? Sono anche abituato ad ascoltare parecchio laddove ho meno competenze, no? Cioè io ho più competenze, diciamo, magari sul versante giuridico. Alberto fa il geometra di lavoro e fa, diciamo, e una delle cose che fa nel suo lavoro, correggimi se sbaglio, è fare le stime, no? Le valutazioni di stima. Quindi è chiaro che ha delle competenze che io non ho. Se i conti che fa Alberto sono più o meno quelli che ha fatto l'ufficio, che ha fatto una previsione sostanzialmente con questi ritocchi in linea con quello che dice lui, per me va bene, nel senso che il nostro compito, Michele, è, diciamo, no, o cercare di ottenere il massimo possibile per il comune in un'ottica di equità. Quindi Simone, va bene, ecco, non è che Simone, mi sembrava tanto a me. Comunque, Simone, Roberto, dimmi. Ma ascoltate un attimo, ho fatto una verifica sui costi dei parcheggi e della cessione dell'area che hanno aggiornato ultimamente con la Sara, col settore lavori pubblici. Loro mettono in conto un parcheggio a 120 euro al metro quadro di realizzazione,
più siccome si tratta di scomputo, loro calcolano l'area edificabile a seconda della zona. Su Capezzano va dalle 200, mi sembra che abbiano deciso 250, qualcosa del genere, come costo di area edificabile. Però lì è un'altra cosa, perché diventa, diciamo, dal PO si parla di scomputo di oneri, cioè realizzazione di opera, quindi ti mettono in conto il costo dell'area piena. La realizzazione, comunque, i lavori pubblici, di concerto con l'Alessandra Mazzei, hanno stabilito in 120 euro al metro quadro la realizzazione. Poi la cessione dell'area, se gli si considera edificabile, chiaramente il prezzo è alto. Se gli si considera un'area agricola, naturalmente scende. Ecco. Non è né ora io ripeto, poi Alberto lo fa di lavoro, ma questa qui non è né agricola né residenziale, no? Se io c'è un'area per un parcheggio, sarà una via di mezzo, cioè sarà un valore che sta fra queste due forchette. Esatto. Cioè... Poi secondo me va valutata una cosa importante, perché la questione sul valore o sulla fattibilità economica, eccetera, vale quando l'intervento è grande, ma qua, siccome che l'intervento è una unità immobiliare, è evidente che qui lo compra chi ha interesse a farsi casa, non la comprerà un imprenditore edile. Non compra mai un'area edificabile per un'unità per poi rivenderla, perché non c'ha costi di margini di scala, no? Cioè c'è un problema proprio di fattori di allestimento di cantiere, l'utilizzo di cose, eccetera. Si ammortizza se fai almeno 5, 6, 7, 8 alloggi, cioè se vai su una dimensione che mette in campo un'attività di impresa. Qui quando si tratta di euro, lotti o monofamiliari o plurifamiliari, è chiaro che li compra chi vive a Capezzano, chi ha interesse ad andare a vivere a Capezzano, si vuole fare la villetta e si va a comprare il terreno edificabile, perché gli piace di più farsi la casa e personalizzarla che non comprarla bella e fatta, o una già esistente da ristrutturare. Quindi stiamo attenti, perché la questione della fattibilità sulla monofamiliare e sulla bifamiliare ha senso nel momento in cui, diciamo, è un intervento che una persona, diciamo, agiata è in grado di fare, perché si vuole fare la villetta, perché un imprenditore agricolo mai comprerà un terreno edificabile di questo tipo, capito? Questo va chiarito. Dopodiché, secondo me, 120 euro mi sembra un po' bassino per il costo di realizzazione di un parcheggio. Io, le stime che avevo io erano su 150 euro, ma insomma, poi il problema è anche vero che il mercato oggi varia tantissimo anche sui materiali e sui costi di acquisto, quindi potrebbe nel frattempo essere variato. E poi la cessione per noi è un costo inesistente, perché è chiaro che lo chiediamo in perequazione, quindi ha un valore di mercato in via teorica, perché se lo espropriassimo avrebbe un valore di mercato, ma proprio perché non lo espropriamo, quindi noi otteniamo un doppio vantaggio, perché risparmiamo i costi di esproprio, che altrimenti avremmo dovuto sostenere, e anche di realizzazione, e in cambio abbiamo invece non i costi espropri, la realizzazione. L'unica cosa che non ho capito è questa, però, sia nell'intervento della Michela che di Alberto. Siete orientati quindi alla sola cessione o realizzazione e cessione? No, Alberto è per la realizzazione. La Michela diceva attenzione che a non chiedergli troppo. Però se i conti tornano, siccome il nostro compito è un equilibrio avanzato, diciamo... Io quello che dico è che siccome accanto poi c'è una parte che deve realizzare il comune, no? A esproprio. Io preferirei che chiedere un pochino di più, ma farmelo cedere invece che cedere e realizzare. Perché almeno poi si fa un intervento unico, unitario, omogeneo, non spezzettato, capito? Quindi preferirei chiedergli un po' di più in cessione senza realizzarlo, che non un po' di meno con la realizzazione, perché tanto poi era quello che ha detto che è al 50% l'altra proprietà, non è tutta della signora. Sì, però su quello infatti la volevo intervenire. Il problema è che noi l'altra proprietà noi in questo momento non possiamo mettere in gioco, perché non è oggetto di osservazione. Capito? No. Fabrizio, se gli chiedi di più non ha le distanze dai confini per far fabbricato. Vabbè, allora ci dobbiamo, però ecco, su questo, vabbè, no, allora lasciamogli, insomma, ecco, però capisci che chiede la realizzazione di una cosa dove poi a fianco poi ne facciamo un'altra, alle volte può essere peggio che non farselo cedere per tanti saluti, capito?
No, ma ascoltami, intanto Michela ha fatto una domanda nel mentre mi divertivo. Dico, 3,20 è il prezzo con cui viene venduto l'unità immobiliare una volta realizzata. 160 ci vogliono a farla. 80 è le spese tra oneri e la realizzazione del parcheggio così come sarà previsto. 30 sono le spese professionali per la progettazione e quant'altro. Gli rimane un margine operativo lordo di 50.000 euro. Su un investimento di 160, 240, 270. Dico il 20% che diceva Robè. 3,20, non è che io ti ho sparato un prezzo né per di specularci né per di la voglio svendere. 4.000 euro al metro, una villetta singola lì in quella zona lì ce la vendi tranquillamente. Quindi i numeri tornano. Cioè si fa così il conto. Allora mettiamo realizzazione e cessione 230 metri quadrati. Ok? Sì, lì bisognerà che chi amministrerà abbia, secondo me, l'accortezza di dire magari, come dire, colgo l'occasione se parte, no, quel compartino lì per farlo tutto il parcheggio. A quel punto fai una progettazione unitaria e lui ti concorre quota parte a realizzare il parcheggio. Probabilmente, immagino. Simo, ma io non vedo problematiche, perché siccome è tutto raccolto lineare il parcheggio, no? Perché verranno messi tutti stalli, perché io come l'ho fatto i conti? A 5,50 m, 5,60 m, le parcheggi... Sostanzialmente dici, si può fare anche in due lotti funzionalmente autonomi, questo dici che... Vabbè, dai, ok, la discussione è stata approfondita e utile. Allora... Osservazione... 116. Allora, viene chiesta una modifica di una scheda norme esistente in serie di adozione TU 1.10, siamo in via del secco. In particolare si chiede che venga diminuita la superficie adibita a parcheggio con aumento della superficie fondiaria. L'osservante deduce che c'è un squilibrio economico in serie di adozione e quindi ci vuole sostanzialmente un riequilibrio. L'osservazione sarebbe stata accolta, quindi andiamola a vedere. Allora torniamo un attimo su che siamo andati un po' veloci. Allora vi faccio Simona, scusami. Questo era questo che vedete ora sullo schermo è l'adozione. Scusate, questa è come l'abbiamo approvata. E quella dell'adozione è questa su. Aspettate perché ci mette un po' di tempo per passare. Sì, è chiara. Come vedete, il rettangolo giallo è stato leggermente accorciato a vantaggio dell'area grigia che è la superficie fondiaria. Antonella, si vede bene, se lo scorri. Questo è l'adottato, andiamo avanti. Questa è la proposta di approvazione. Vedete, gli è stato aggiunto un dente alla parte grigia, diminuendo un pochino il parcheggio pubblico. Andiamo a vedere a questo punto i parametri. L'arancione che era lì? Torna su. L'arancione è la strada, Riccardo, è la strada. È la strada. Sì. Sì, torniamo giù. Allora, ovviamente di conseguenza cambiano i parametri, vedete, diminuiscono diminuisce il parametro per lo spazio pubblico da 1800 a 1500 metri quadrati, il parcheggio passa da 1000 metri quadrati a 800 metri quadrati e il verde attrezzato passa da 800 metri quadrati a 700 metri quadrati. Qui c'è un cambiamento anche della superficie fondiaria con 150 metri quadrati in meno. Questo penso dipenda dal fatto che l'osservante ce l'ha fatto notare, che probabilmente il dato andava riequilibrato. E la superficie edificabile viene, vedete, aumentata un po' da 180 a 250. E andiamo avanti. Commerciale, vedete?
al dettaglio, che può in alternativa in tutto o in parte essere realizzata a destinazione direzionale e di servizio. Per il resto la scheda è rimasta uguale. Ecco, tenete conto che, questo ve lo dico in linea generale, quando abbiamo fatto riequilibri di questo tipo, questo forse è uno dei primi che vediamo, è perché normalmente l'osservante ha documentato piuttosto bene lo squilibrio, cioè i conti che faceva Alberto ce l'hanno fatti anche in serie di osservazione, insomma, per farci vedere che avevamo esagerato dal loro punto di vista. Niente, questo è quanto. Non so se è cambiato qualcos'altro. Andiamo avanti. No, mi sembra che sia questo. Insomma. Quindi c'è un riequilibrio. E poi volevo chiedere una cosa, ma 250 commerciale anche alimentare? No. Alimentare non c'era più nel territorio, giusto? Domando. Allora, noi abbiamo escluso il commercio al dettaglio alimentare per le strutture medie e commerciali. Ora, 250 metri quadrati di superficie commerciale, siamo nei limiti del dettaglio, Manola? Dovrebbe essere 300 lo spartiacque. Sì, è 300, sì. Quindi, cioè, non è che noi siamo contrari al piccolo commercio alimentare, no? Siamo contrari ad aumentare quello, insomma, grosso, insomma, o medio. Quindi ci si può fare anche alimentari? Sì, però siamo nell'ambito dei negozi al dettaglio. Esercizi di vicino. Ma fate vedere bene quell'area lì dov'è. È una scheda norma che c'era già, Riccardo, in sede di adozione. No, ma volevo vedere dov'è ubicata la zona. Dove siamo lì? Via del Paduletto. Al secco, via però. Se hanno messo via, come si chiama? Via vicino all'area artigianale. È vicino all'area artigianale del secco. Davanti al vivaio, Ricca. Il Cerù. Dopo il fosso, vedi che è il fosso del Trebbiano. Dove hanno messo il semaforo? Dove c'è la fontanina, c'è l'acquedotto. E poi dopo l'acquedotto c'è questa fabbricata artigianale che era del Cerù. Oltre il fabbricato artigianale c'è un fosso e più c'è quell'area lì. Il fosso crea dei problemi o no? Devono essere rispettate le distanze. A parte la distanza, che però c'è il verde nel disegno, le altre verifiche l'ha già fatte l'idraulico o il geologo, quindi non dovrebbe esserci problemi. No, a me l'unica cosa che mi viene in mente, si può tornare un attimo sulla scheda? Proprio la scheda, il disegno volevo vedere. Ecco, sì, è già previsto, perfetto. No, secondo me è molto interessante di questa previsione la parte dell'F1, perché lì si può fare un progettino di risistemazione del lungo canale, perché lì qualche valore ambientale c'è da preservare. Quindi, ecco, mi sembra importante nella valutazione complessiva anche questo aspetto, ecco. Ora poi c'era già, una scheda norma che c'era già, quindi qui si tratta solo di valutare l'equilibrio, ma insomma se guardate l'equilibrio c'è, perché fra spazi a parcheggio e spazio verde, insomma c'è una bella parte di spazi pubblici, e lo spazio verde mi sembra molto importante, che può essere un'occasione di riqualificare, insomma, un tratto del lungo canale, ecco, del lungo fosso. Io andrei avanti su questa, era una scheda norma già presente in sede d'adozione, c'è stato fatto un riequilibrio ragionevole, insomma, come è avvenuto in altri casi. Ci sta bene, io faccio domande anche da ignorante, ci sta bene quella costruzione in quella zona?
Sei nel mezzo del territorio, vedi Riccardo, sei proprio nel mezzo del territorio urbano, cioè qui può venire un intervento di completamento a fronte di una riqualificazione del lungo fosso, che secondo me è utile fare, e di un'implementazione di parcheggi in una zona, come vedi, dove c'è una certa densità abitativa, quindi il parcheggio fa sicuramente comodo lì, insomma. Non... Onestamente questa è una previsione, insomma, dove gli elementi dell'interesse pubblico si vedono, ecco. Ripeto, poi era già stata adottata, ripeto, noi, quindi non è che ora noi stiamo... Cioè, mentre le schede norma nuove, no, valutiamo se introdurle o no, qui sulle schede norme esistenti non si valuta se introdurle o no, si valuta se, come dire, riequilibrarle o no, ecco, rispetto alle richieste che ci fanno i cittadini. La scheda norma c'era già, ecco. Vado avanti? Allora, osservazione... Io sono rientrato, vi dico che alle 5 devo uscire. Avevo problemi, sentivo male. No, l'avevo detto l'altra volta, Riccardo. Scherzo. E Jacopo, tra l'altro, sì, volevo parlare anch'io delle prossime commissioni, perché ho dei problemi. Ho dei problemi di lavoro, sicché volevo sentire un attimo se te l'avevo già preannunciato per messaggio, sicché prima che tu esca. Osservazione 119. Si chiede l'allargamento del limite della zona urbanizzata e la trasformazione da zona E2, aree prevalentemente agricole, insomma, inserendo una scheda norma per la realizzazione di fabbricato residenziale, artigianale e opera pubblica. Non accolta perché contrasta col piano strutturale, cioè comporta impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Quindi questa è inammissibile sotto il profilo tecnico, lo vedete, e non c'è poco da discutere, cioè non c'è nulla da discutere, insomma. Poi, osservazione, aspettate, che... Scusate un attimo che me... Osservazione 121. Questa è un'osservazione di Lega Ambiente. Forse ne avevamo già parlato in sede normativa, no? Sì, infatti, cioè... bravo. Cioè, secondo me non è corretto che sia qui, perché no. Non chiedono... No, ma no, è stata inserita qui, io ve lo spiego. Siccome andiamo a modificare la scheda norma che riguarda il parco dell'S Lunga, per cui andiamo a modificare anche la scheda norma del parco, ecco perché è qui dentro, e andiamo a inserire quella famosa H4 che si era già vista guardando l'osservazione di quella normativa. Però allora sarebbe una modifica cartografica. Sì, però noi andiamo a individuare, come abbiamo modificato il parco della Badia, andiamo a modificare anche la scheda norma dell'area centrale della Versilia, del parco della... Allora, sostanzialmente, vi ricordate, ne abbiamo già discusso in sede normativa, abbiamo introdotto delle aree, diciamo, con particolari tutele ambientali su richiesta di alcune associazioni, appunto, legate alla tutela dell'ambiente. Antonella ci dice... Ovviamente restringendo il perimetro, diciamo così, del parco urbano che è lì accanto, l'osservazione incide, no, in modo indiretto, ma incide sulla scheda di quel parco e che quindi viene conseguentemente modificata. Ma insomma, è la conseguenza naturale di quello che abbiamo già deciso. Quindi non c'è niente da discutere. Ne abbiamo già discusso in sede normativa. Vedete, questa è l'area che è stata individuata. Poi 123, siamo a Capezzano in via dell'Acquerella, si chiede che il terreno di proprietà classificato nel PO in zona scheda norma parco archeo urbano dell'Acquerella venga reso edificabile. Simone, scusami, abbi pazienza, io bisogno che stacchi. Poi avete il numero, quindi continuate pure, per me non c'è difficoltà.
Però... No, ma Jacopo, cioè... Il consiglio provinciale. L'avevamo programmata fino alle 5, consapevolmente, quindi non è che... Io dico soltanto questo, cerchiamo nei limiti del possibile di fare un calendario del mese di settembre, ecco, questo sì, così almeno... insomma, ma tre commissioni le avevamo già fatte, no? Sì, no, ma dico, se si può programmare tutto settembre, ecco, poi se c'è da spostare qualcosa all'ultimo... Ah, io ci sta che dal 20 al 25 non ci sono, se si può fare nelle due cose... Nelle altre settimane sì, forse, poi magari ci sono, però insomma se per ora sono messa calendario alla mano e sono disponibile a programmarle. Io Simone però per la prossima settimana, siccome non mi cambiano i turni, e sicché lavoro di pomeriggio e le commissioni erano state programmate per il pomeriggio e io avrei libera la mattina. C'ha un problema con la bimba, la mia collega, non mi cambia i turni. Ora, se ne vogliamo discutere dopo che abbiamo finito la commissione, se si dice che la stacchiamo qui la commissione, che okay. Si fa? Sì, sì. Jacopo deve andare via e l'aveva anticipato, quindi sì. L'Antonella, sei stanchi. Vi lascio discutere voi a questo punto, perché ho necessità di collegarmi dall'altra parte, però a me se si spostano la mattina di lunedì 6 e 8 mi va bene. Dopodiché okay. Le mie sono sempre quelle del pomeriggio, come torna anche al momento del lunedì e mercoledì. E poi il venerdì la mattina, visto che c'era l'ufficio disponibile. Però cerco di adattarmi. Sta sempre registrando? E non sono io che posso staccare, è l'ufficio CED. Si può staccare se ci sta ascoltando.